Eccoci, benvenuti nel salotto alle 18 con il maestro Stefano Nanni. Ciao Stefano. Ciao Francesca e buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao, grazie, Buon grazie, grazie. pomeriggio. Grazie a te per aver partecipato. Allora, come faccio ogni volta, ti presento, anche se all'interno dell'Antoniano tutti sanno chi sei, però ci sono sempre anche, possono esserci anche persone nuove, quindi raccontiamo chi sei. Allora, professore di musica delle scuole medie da oltre, lo posso dire, 40 Sì. anni. Sì, Quindi, sì, sì. Poi collabori da tempo alle selezioni dello Zecchino d'Oro, da molto tempo. Sì. Diversi anni, dai, sì, effettivamente. Sono diversi anni, sì. E sei stato il direttore del coro delle Verdi Note dell'Antoniano dal 2002 all'inizio del 2020. Esatto. Quindi anche qui parliamo di una bella dose di anni. Sì. Allora, la domanda zero da cui parto sempre è chiaramente legata alla storia. E ti chiedo se hai dei ricordi dell'infanzia legati allo Zecchino d'Oro e al piccolo coro. Sì, diciamo che io sono cresciuto, no, come molti della mia generazione, con lo Zecchino d'Oro. Era uno di quegli appuntamenti che non perdevo mai. E ricordo benissimo che le figure che mi hanno sempre colpito, tra l'altro, era una trasmissione che seguivo insieme alla mia mamma. La mia mamma era casalinga, quindi trasmissione che si seguiva insieme a lei, insieme a mia sorella quando poi arrivò. E una delle figure che a me è piaciuta sempre di più, tant'è vero che ho fatto richiesta spesso e volentieri durante il carnevale, era il famoso Mago Sullicino Tortorella. Quindi non ti dico l'emozione di quando io lo conobbi dal vivo. E non era più Mago Certo. Surlì, era Cino Tortorella. Il mio desiderio era avere il vestito di carnevale di Mago Surlì. E ovviamente l'altra figura, no, diciamo che ti colpisce da bambino, era ovviamente Topo Gigio. E anche lì, emozione grandissima, perché quando ebbi l'occasione di andare in studio con le Verdi Note e vedere finalmente Dal come vivo. funzionava Topo Gigio, cioè davvero, guarda, se ci penso, io tornai a casa e provai proprio l'emozione in quel momento, quella che può provare un bambino, dello stupore, perché comunque era un mondo che non conoscevo. Quindi per me è studio televisivo, cioè veramente entrare in questa realtà intanto è stato un motivo comunque di crescita, perché comunque a livello anche proprio tecnico direi culturale, no? Cresci nel vedere questo mondo di cui tu Certo. fuori esci da casa, ma non immagini tutto quello che c'è dietro, il Non lavoro c'è che c'è dietro, dietro. cioè, ecco, appunto. Quindi dico, Infatti. fondamentalmente io ho questi due grandi ricordi, ecco, al di là della figura ovviamente dei bambini che cantavano, di Marielle, eccetera, no? Però oggettivamente questi sono i due elementi da bambino piccolo che ricordo. Ovviamente non, i miei genitori non mi hanno mai comperato il vestito da Mago Zurlì, ma io ricordo che tutti gli anni a Forse carnevale. non c'era neanche. Ma forse non c'era, o forse diciamo non c'erano anche, perché non dirlo, le condizioni economiche per farlo, no? Perché a carnevale ci si vestiva con quello che tu avevi in Sì, casa, eccetera. esatto. Quindi insomma, perché non dirlo? E quindi, però, insomma, questo ricordo. E una canzone in particolare che leghi all'infanzia? Il caffè della Peppina. Ah, ecco. Invece una canzone delle Verdi Note a cui sei molto legato, che proprio ti piace tanto? È un uomo in più. Bene, che io non conosco, chiaramente faccio subito una Un uomo in più, figuraccia. diciamo che è stato uno dei capolavori, diciamo, degli Verdi Note hanno lavorato sia, diciamo, su quelle che sono brani ovviamente composti apposta per loro, così come cover. E io mi Sì. ricordo che come due brani bellissimi che io richiesi come direttore. E gli arrangiamenti furono fatti dal maestro Siro Merlo, furono Salve Regina e We'll Follow Him, furono i due brani, e lì effettivamente due brani di bravura, due brani impegnativi. Ricordo tra l'altro che col maestro Siro Merlo, pensa che quando facemmo Salve Regina, praticamente andammo in sala di incisione alle 8 di sera, se ben ricordo c'era Alex, tra l'altro,
Io credo che Alex Wolf. finivo verso l'una di mattina perché dovevamo andare dopo 2 giorni con questo brano. E quindi fu un lavoro veramente tosto, impegnativo e bellissimo, insomma. E poi, insomma, Ciro lo conosciamo, arrangiamenti bellissimi. Invece, Nuovi in più nacque perché il maestro Jardel aveva, ci conobbe, insomma, comunque lui scriveva e scrive ancora canzoni per lo Zecchino d'Oro. E disse: ho questo brano per le Verdi Note, e anche quello per me è un brano bellissimo, un brano di bravura, così come gli altri 2 brani che ti ho appena citato, e che veramente ha impegnato tanto il coro, ma è stato un bellissimo risultato, insomma. E quello è stato un Ha periodo della storia dato delle Verdi Note, soddisfazione, diciamo. tanto, tanto, anche perché poi iniziò una collaborazione anche col maestro Jardella dopo, attraverso questo CD Camminando, quindi col brano appunto Sei in cammino, progetto che fece l'Antoniano, curato da Fabrizio Palaferri, canzone scritta da lui. Anche quelle sono state tutte occasioni, come posso dirti, nate così dal niente. Anche lì ricordo che camminando senti Fabrizio, dice: ma ho sta canzone, ma cosa ne dici? Ma però pensavo di farla. Ho detto: ma come no? Ma per le Verdi Note eravamo assetati di brani nuovi. E lui dice: ma la faresti? Dico: ma perché no? Quindi, insomma, a volte, diciamo, certe avventure o certi impegni sono nati così, in Certo, maniera, molto direi, quasi casuale. casuale o forse anche inaspettata. Ecco. Però, diciamo, questi sono i brani che ricordo di più, ma perché sono stati anche una sfida per me, onestamente, Certo, no? ma tu come sei arrivato all'Antoniano? In modo casuale o Sono come è arrivato successo? in Ah, modo quindi, casuale come la perché, canzone. esatto, perché, vabbè, intanto ricordo che, vabbè, le Verdi Note ovviamente le conoscevo, le seguivo, ero un fan delle Verdi Note e ho sempre apprezzato la bravura di questo coro. Poi quando ero insegnante alle maestre pie, avevo fondato il coro della scuola. E tutti gli anni c'erano dei. Ogni anno c'era un concerto in occasione della nascita della fondatrice, che ricorre il 19 novembre. E mi ricordo che col coro facevamo questi concerti in parrocchia, e di solito erano presenti altri cori, ma sempre a livello parrocchiale. E quell'anno io avevo come collega una collega che era mamma di una mia ex alunna, e mi disse: ma perché non provi a invitare le Verdi Note? Ho detto: sì, non credo che verranno mai. Invece Sabrina accettò, fui molto contento perché ovviamente prima parlai con lei, la signora Liliana, e vennero le Verdi Note. Per noi fu un onore grandissimo, effettivamente. E da lì le conobbi. E poi dopo avevo un'altra ex alunna che frequentava sempre le Verdi Note, cantò nel piccolo coro, non ho problemi a dirlo, era Maria Silvia Roli, tra l'altro, che adesso è diventata grande, ha fatto, diciamo, carriera sempre anche nel mondo del musical, eccetera. Insomma, una soddisfazione, lo dico, queste persone che crescono in questo modo. E mi disse: sa, prof, che Sabrina non riesce più a seguire la realtà delle Verdi Note e del piccolo coro per impegni che si vanno a sovrapporre. Io ho fatto il suo nome, vado da padre Alessandro, perché no, lei potrebbe venire a dirigere il coro. Cioè, ha fatto tutto lei, cioè ti ha anche preparato il Io terreno. lo ricordo, dico: non ci andrò mai. E mi disse: guarda, Maria Silvia era una ragazzina svegliissima. Io ho avuto poi anche le sue sorelle più grandi, quindi voglio dire, ho avuto tutta la dinastia della famiglia Rolli. Ma pensa Ed è te. stato bello, e niente, da lì io mi presentai ad Alessandro e mi trovai di fronte a questo mondo totalmente nuovo, perché io Certo. provengo dal liturgico, dove ci voleva un diapason, l'organo, lì sai invece sala di incisione. Mi ricordo che quando Sì, con le mi basi. presentò il maestro Ciro Mello, che andavamo là, io guardai e dissi: ma non ce la posso Ma dove fare. sono finito? Esattamente. Quindi è stata veramente una grossa sfida, bella, diciamo, posso dire portata avanti, non dico vinta, o forse perché no, anche vinta, grazie anche sicuramente all'aiuto però dei ragazzi, perché capirono anche il mondo da cui io venivo, e quindi mi furono di grande aiuto. Ecco, la signora Liliana sempre presente, ovviamente ci fu il passaggio di consegne con Sabrina, insomma, che mi spiegò Ma alcune così scusa, cose. però tu hai letto le mie domande perché hai quasi No. detto la prossima domanda. Sì, va bene.
Io però se mi dai, sei mi dai là, perfetto, io parlo, però tieni presente che se non devo stai parlare, mi guidando sposti tu. benissimo. No, adesso ti fermo perché sennò tu mi precedi la domanda e invece io la Va bene. voglio fare in modo approfondito, Devo che è essere più questa. sintetico, va No, bene. tu parla quanto vuoi, anzi, va benissimo. Allora, per la direzione delle Verdi Notte, Sì. appunto, come hai appena detto, hai avuto il passaggio del testimone da Sabrina Simoni, che Esatto. l'ha diretto dal 1994 al 2001-2002. 2002, quando sì, al 2002, quando io guarda, lo ricordo che Aspetta, non è finita la domanda, eh? aspetta, sì. Aspetta. Fammi finire perché dopo mi fai tutto il discorso tu. La tua esperienza come direttore delle Verdi Notte si è conclusa a gennaio di quest'anno. Sì. Oggi la direzione artistica è affidata ad Alessio Zini e Sara Casali, Esatto. mentre dal 2016 Fabiola Ricci si occupa della regia teatrale e della preparazione vocale. Sì. La domanda è questa. Tu a chi hai lasciato il passaggio del testimone, ovvero chi si occupa della direzione corale? Allora, sinceramente, in questo momento non lo so, perché io non ho avuto, diciamo, occasione di lasciare oggettivamente il testimone a nessuno. Cioè, nel senso che comunque dal 2016, dove, diciamo, il progetto Verdi Notte subì una variazione, in quanto, entrando appunto il discorso di Fabiola Ricci, quindi c'era anche la ricerca. Anche lei è un ex del piccolo coro e Sì, lo anche, è so, anche un ex Zecchino, lo so, lo so, lo so, lo so. Qui c'è della gente che mi sta chiamando, ma io non No, rispondo. tu non rispondere, anch'io Lo ho so. il telefono che è impazzito. Poi tra poco, Sì. appena mi hai risposto a questa domanda, leggo i commenti e No, aspettate no, no, tutti. ok. Vai. No, 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 ti volevo dire questo. E quindi diciamo che era nato sicuramente con un'idea anche di andare verso quello che era un discorso anche di performance fisiche, oltre che, diciamo, legato alla realtà del coro. Poi, come avviene spesso e volentieri nei progetti, ci sono dei cambiamenti, no? Certo, In delle work in progress, ci trasformazioni. sono delle trasformazioni dove intanto le ore di lezione, magari anziché essere 2 volte alla settimana, io invece facevo, fai conto, ecco, su 16 ore di lezione di coro erano diventate 6. Perché ovviamente i ragazzi poi hanno cominciato a fare questo coro. E Certo. diciamo che in questa realtà della performance fisica, il discorso della direzione corale è sempre venuto via via sempre meno. Quindi, diciamo, Certo. affidando più a questo discorso di Del performance ballo vera, magari, sì, del ballo di penso nato movimento, altrettanto. ecco, di questa tecnica. E che appunto porta avanti Fabiola, e comunque dove c'è l'unione, diciamo, del linguaggio corporeo al linguaggio vocale. E allora Quindi comunque anche oggettivamente. un nuovo modo di cantare, nel senso che io penso a come sono abituata io al coro, quello proprio antico, Sì, quello sì, sì, sì. fermo e immobile con le No, braccia no, dietro. Cioè, certo. io per esempio mi immedesimo io e penso che se dovessi mettermi a cantare senza avere qualcuno che mi dirige, non so se ce la farei, nel senso Sì, che ma guarda, io ti non lo so. dico, io È un'impostazione personalmente completamente diversa, è no? un'impostazione diversa, sotto un certo punto di vista, come ho detto tranquillamente, ritengo che comunque anche in questa situazione la direzione corale possa essere un valore aggiunto, però capisco anche che in un percorso, appunto di questa tipologia del mettersi alla prova, effettivamente la direzione corale magari non è contemplata, anche se è pur vero che per dire ho visto magari anche cori, diciamo gospel, dove magari dice no, ma nel coro gospel la funzione del direttore non esiste, invece io ho assistito a cori gospel dove la funzione del direttore c'è, o comunque anche altre realtà dove magari portano avanti sempre progetti anche di performance, diciamo fisiche, ma dove la direzione corale viene Sì, quindi contemplata. Io credo insomma, che diventi, discrezione, no? esatto, no, io penso che diventi un po' anche scelta probabilmente di quello che è un discorso a questo punto di direzione artistica. Ecco, io magari,
Prima ero il direttore del coro e avevo in mano anche la direzione artistica, quindi comunque era una gestione sempre ovviamente anche concordata, no? Con il Certo. direttore dell'Antoniano e con Fabrizio. È chiaro che in un determinato progetto, per dire appunto, ti accennavo ai brani di prima, io ho sempre richiesto la presenza dell'autore o comunque sulle due cover. Noi siamo andati in sala di incisione col maestro Ciro Merlo perché. Cioè è giusto che sia così, no? Deve essere in questo modo. Certo. Poi effettivamente, modificandosi queste cose, diciamo che magari era più un discorso di preparazione. Ecco, il mio ruolo era diventato più un ruolo di insegnante che prepara o insegna quel determinato brano, hai capito? Quindi è Certo. andato un po' a modificarsi in questo senso. Ho capito. Allora, non lo so, avresti voglia adesso, parlando così di modifiche, di cambiamenti, di fare un bel brindisi? Ma certo, guarda, Facciamo un brindisi, dai. Un un brindisino, che quest'anno, ragazzi, i brindisino. cambiamenti ce ne sono stati tanti, Esatto, ahimè, vedo anche un purtroppo. musino lì che Sì, sbuca, eh? sì, sì. Vuol bere anche lui? Vorrebbe, eccolo che salta fuori. No, però Cin mi fai cin. cadere il bicchiere. Cin Aspetta cin cin. un attimo, ecco, scusami, cin cin, cin cin, Cin. cin. A A noi. noi. E a tutti a questo anno, perché. A tutti. Io come Allora, dicevo, dimmi. aspetta che adesso vedo qua. Devo iniziare a leggere i commenti, se no qua non ne usciamo più, eh. Ho cambiato anche gli occhiali oggi, guarda. Brava. Io Allora, c'è invece non li Vania. ho perché da vicino non ci vedo, capito qual è il problema? Vabbè, oh. Indossare. Occhiale, ma vabbè, lasciamo stare. Allora, la cara Vania che dice: Ciao Stefano, non hai mai desiderato di cantare nel piccolo coro? Sì. E perché non hai provato? E non ho Visto provato, che te lo eri di dico, Bologna, no, no. te lo dico molto tranquillamente, non ho mai provato perché non c'era nessuno che potesse in qualche modo gestire una situazione difficile, perché ci Ah, vuole, accompagnarti, infatti ecco, è un un impegno, impegno quindi il desiderio tosto. c'è stato. Poi io ho cominciato comunque a suonare pianoforte quando ero piccolino, quindi avevo già Non avresti avuto il questa cosa, tempo anche se poi in per realtà avevo 7-8 anni, quindi però onestamente, guarda, ricordo che non era possibile proprio per un discorso familiare, cioè Certo. pur essendo la mia mamma una casalinga, però oggettivamente, come dico anche adesso quando mi chiedono, no, perché comunque vivendo nel mondo della scuola ancora, me lo chiedono, io dico sempre, ci vuole o un nonno o uno zio o una mamma che abbia la possibilità, poi penso che tu, Francesca, questo lo sappia, di essere presente e di seguire, perché come Assolutamente. dico, io credo che sia un gioco forza, un grande puzzle dove devono inserirsi tanti elementi, insomma, ecco, al di là Sì. delle qualità vocali che un bambino deve avere, però non Sì, no, penso deve avere che, anche non un so. supporto, qualcuno che Sì. Beh, aiuti, perché sennò è impossibile. Poi c'è è sempre Giulia. stato un mito, no? Il piccolo coro, far parte del piccolo coro, ma anche adesso lo vedo, cioè a scuola, nelle realtà dove vivo io, cioè il piccolo coro è là, è insomma, tutti i bambini, no? Cioè, è naturale, ma Beh è sì, beh, poi bellissimo magari questo. anche come tutte le cose che passano dalla televisione, è chiaro che Sì, vengono. però credo anche proprio, almeno per quello che ho cercato io, anche proprio come passaggio, come aspetto educativo, il fatto di cantare in coro, il fatto di, cioè, ha delle valenze educative fortissime il coro, non c'è Caspita, niente da fare, ma non c'è certo. niente da fare, non c'è niente da fare, cioè, nel senso, ben venga, cioè. Ma infatti, bisognerebbe mettere dei cori in tutte le aziende, in tutte le... Secondo Guarda, me è cambierebbero fondamentale. tanti equilibri, tante cose, Da un oppure punto di vista anche... educativo, di tutto. Beh, adesso Sì, parlo sia dai piccoli che ai grandi, perché ma anche per gli veramente adulti, eh. bene, certo. E Infatti. infatti io ho cantato anche se in cori amatoriali, ma mi ha fatto piacere, anche soprattutto parrocchiali, perché credo che serva molto. Sì. Poi c'è qui Giulia.
che è una verde nota e anche una vecchiona. Lei, Ah, due, uno non le è sufficiente di coro, che ti la saluta. Ciao conosco. Stefano. Grazie. Ricambio, ricambio. Poi c'è Patrizia De Sandre, anche Sì, lei, lei ti verde nota. saluta. Ciao Grazie. Stefano. Grazie, grazie. Verde nota anche lei, che vedo che segue molto. Grazie, che segui testimonianze musicali, ti vedo molto attiva. Poi c'è Luca Muffato. Buon Oh. pomeriggio ragazzi, maestro Nanni, sei unico. Sì, vabbè, Eh grazie, certo, se no Luca. mica lo chiamavo qui, eh. Sì, Poi vabbè. c'è, aspetta un po' che vado giù, c'è Tiziano Alberghini che dice: No. "Ciao, ciao! Ricordo bene quei primi tempi con due sorrisini." Lo so, Tiziano Io Tiziano ne ho sempre sentito parlare di Sì, questo certo. Tiziano, ma non l'ho mai conosciuto dal vivo, perché poi negli No, anni questa Tiziano è differenza di stato. età. No, sì, cioè è chiaro, adesso lui ha avuto anche il fratello che ha cantato nelle Verdi Note. E Tiziano, niente, io poi lo ricordavo perché comunque faceva il solista anche, ha cantato nel musical che fecero Oltre l'Arcobaleno, no? Quel lavoro di Frerì che fu poi l'ultimo, uno dei lavori che io andai a assistere dal vivo, insomma, una voce che a me è sempre piaciuta tantissimo, tanto Tiziano lo sa. E poi lui per tanto tempo ha ricoperto anche proprio il ruolo di presidente, no? Sai che all'interno del piccolo coro, imitando un po' il piccolo coro, c'era la figura del presidente, eccetera. Sì, quindi, Anche lui un presidente? sì, certo, delle Verdi Note, c'era tutto un regolamento, sì, no, era, assolutamente. Quindi, cioè, per dirti, insomma, c'è stato un cammino insieme Ma lui non e ti è stato dico, nel piccolo coro, lui è un ex piccolo no. coro, lui No, io no. credo di no. Se beh, guarda, non vorrei dire una, secondo me no. Tiziano, scrivici se sei Per me stato da no, bambino nel piccolo coro. Però guarda, potrei fare delle gaffe, quindi No, non. ma No, infatti anch'io per queste cose sono un disastro, io su quindi. quello, guarda, non ho memoria, io non sono quello che ricordo tutte le canzoni per filo e per segno, cioè ci sono delle Ma cose meravigliose. No, ma non è perché non le vivo, no, è un tipo di memoria diversa. È un mio limite, forse, non lo so, però le ricordo, le conosco, poi magari mi entrano dentro delle canzoni, me le sento tampellare per tutto il giorno, però ti dico sì con Tiziano, anche perché c'è stato sempre un grosso confronto, la gestione, sai, voglio dire, del coro, non è tanto un problema insegnare o dirigere, il problema, anche nei corsi di aggiornamento che ho fatto l'ultimo, diversi anni fa, è stato qualche anno fa, è stato proprio quello con gli altri direttori, tra l'altro alcuni che venivano dall'estero, quindi con tutta una formazione completamente diversa da quella che stavo percorrendo io adesso, è tutta impostata sulla gestione dell'umano all'interno del coro, non tanto per insegnare delle relazioni. E quindi anche con Tiziano c'erano spesso, diciamo, dei confronti, perché magari gli errori si fanno, perché chi è che non sbaglia? Quindi anche io Ah come beh, direttore, certo, errori non fatti, eccetera, o ma comunque magari come? prendevi una strada. E il compito del presidente era quello di dire: guarda, Stefano, che magari così non sta funzionando, oppure di fondo c'è questo malumore. Ti faccio un discorso di parallelo. Appunto, come hai detto, io insegno da tanti anni, ho insegnato nella scuola privata delle Maestre Pie di Bologna, sono stato vicepreside tantissimi anni. Lo Ma capisco perché dai. è il ruolo che avevo io come vicepreside, no? Sei un po' sei in mezzo tra il collegio docenti e la preside. E quindi prendi sberle sia dal collegio docenti che dalla preside. Eri un Quello po' che la Liliana della situazione, dai. è sempre martoriato. E un po' Tiziano era quello il discorso, perché doveva comunque mitigare un po' anche in certe situazioni questo tipo di discorso, capito? Poi, Certo. diciamo, vabbè, lui è sempre stato una delle voci soliste che, tanto perché non dirlo, io ho apprezzato tanto e aveva anche. Cioè, mi ha fatto anche incisioni insieme, eccetera. Quindi, insomma, lo ricordo bene. Certo. Grazie del saluto. Allora, andiamo avanti. Qui c'è Marco Amici, che anche lui è un follower, ma non mi piace questa parola. Parliamo in italiano. Come si dice follower in italiano? Un seguace. Però seguace suona male. No, Un amico. seguace, Dai, è un un amico. amico di testimonianze musicali. Seguace non mi piace. Follower neanche. Dentro un altro campo, seguace va bene. E che saluta. Ciao a tutti. Poi c'è mia sorella che dice: "Dov'è che l'ho persa?" Grazie.
Sono andata troppo in su, aspetta, perché qui ne vedo tantissimi, devo leggere un po' più veloce perché ho anche tante domande da farti. Allora, aspettate, eh? Ciao a tutti, mia sorella, buonasera Stefano, grazie Barbara che a me invece non mi saluti. Poi c'è Lorenzo, che qua è Cyberjob, tutto questo nome difficile, che dice: Ciao a tutti, perdonate la mia ignoranza. In che anno è nato il progetto Verdi Note? Io però l'ho detto prima. Sì. No, Ai 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 ai, l'ho detto? No, non l'ho forse. detto, no, no. È nato nel, tu lo sai, 1989, Sinceramente, non. credo. Stavo per dire, 1989, perché abbiamo. Io ricordo che festeggiamo i 20 anni e i 25 anni, quindi fa un po' i conti, e adesso credo che siano 31 anni quest'anno. Corrono i conti, 89, sì, 31, Non 89. mi dai, non mi fa fare i Sì, conti. Poi, 90, ecco, 31, 31, sì. e comunque ci sono Vania e Giulia sotto che scrivono 89, quindi ok. Sì, no, è Ma vero. guarda chi c'è qua! Qua c'è Edoardo Cavrini! Edoardo Incredibile! Cavrini. Edoardo Cavrini! Ma abbiamo anche un giovine che ci segue! Un giovane. Grandioso! Edoardo! Allora, Edoardo dice: Buonasera! È davvero un grande peccato che il maestro Nanni non sia più il direttore. Un coro senza direzione è come una squadra di calcio senza allenatore. Mamma mia. Vabbè, magari è cambiato un po' lo sport. Sì. Diciamo che No? sono cambiate, ma sì, come ti ho detto prima, è cambiato, diciamo, la tipologia di progetto. Quindi, cioè, nel senso che magari, appunto, ripeto, in questa tipologia di progetto non è prevista quello che è il discorso della figura del direttore. Certo, Beh, sì, hai detto grazie. bene, ecco, hai risolto bene. Poi, effettivamente, come dicevi tu, magari c'è la persona che ha bisogno della direzione, quindi come dicevi tu, io mi troverei spaesata. Assolutamente. Devo ammettere che già comunque, per esempio, sto pensando diciamo, prima, ante 2016, ecco, c'erano già dei brani, tipo, non so, il medley Zecchino d'Oro che facevamo, oppure mi ricordo medley Tropicana, oppure mi ricordo dove oggettivamente io e i ragazzi li lasciavo un po' muovere perché magari loro poi si divertivano, sai, c'era magari il duetto, no? Il Medley Grease, quindi diciamo il Vabbè, ripercorrere. però in certi pezzi magari un po' impegnativi, Ecco, magari ecco, lì non lo so. io avevo già preso un po' quella tipologia di discorso lì del lasciare Certo. loro e magari anche io mi divertivo, ballavo, non lo so, hai capito? Ti riposavi un Perché po'? comunque, io credo che anche nella direzione, comunque il direttore debba anche interagire col coro. Guarda, mi viene in mente questa frase, che ha detto il maestro Bosso, no? Lo sappiamo, abbiamo perso un artista, eccetera. E lui ha detto una cosa che veramente a me ha colpito tanto, guarda, mi ha anche commosso. Il direttore, compie un servizio e è a servizio dell'orchestra. Non aggiungo altro. E, ed è questo, guarda, non sono parole mie, però veramente io adesso mi raccomando, non sono la persona che si fa prendere perché spesso e volentieri, poi lo sappiamo, no? Alcune quando le persone sono in difficoltà, poi non ci sono più, una volta che non ci sei più, diventi meraviglioso, no? Anche nella storia della musica è sempre stato così. Pensiamo a quanti musicisti, il povero Bach è diventato famoso dopo oltre 100 anni che Scusami sono. se ti interrompo, scusami se ti interrompo, ma proprio riguardo questo ti voglio dire che anche se testimonianze musicali non è niente, non è nessuno, però nel mio progetto c'è proprio questo. Le persone, anche anziane, ma ancora vive, come possono essere una Carla Cortesi, come ti dicevo, la scenografa Sì, storica dell'Antoniano, come può essere un maestro Ceregato che ha fatto l'affresco e sono ancora vivi, il dargli la soddisfazione di condividere le loro opere e tutto il lavoro che loro hanno messo ora che sono ancora vivi, secondo me, guarda, a me dà una soddisfazione enorme, più che d'accordissimo. aspettare che una persona non ci sia più, per cui
vai a cercare, vai a tirar fuori tutto, ma fallo ora, fallo anche quando la persona è ancora in vita. No, anche sono poco d'accordo. Tempo fa ho fatto un'intervista al cineoperatore dell'Antoniano, che è un signore che ha lavorato all'Antoniano per 47 anni. Mamma mia! Ed è stato il primo cineoperatore, poi dopo ha fatto il portinaio, ha fatto l'autista, ha fatto mille cose. Gli ho fatto una piccola intervista, ti dico, per me queste sono delle perle, ma perché c'è proprio uno scambio. E io credo che sia importante trovare queste cose, condividerle anche quando le persone ci sono ancora, insomma. Sono d'accordo. No, io aggiungevo questo perché, sai, a volte succede, no? Che dice, il maestro boss adesso non c'è più e tutte le difficoltà, eccetera. Però io ritengo che lui fosse veramente un grande musicista, una persona che sapeva trasmettere, e te lo torno a dire, guarda, quella frase a me ha colpito, perché è quello, no? Il discorso per cui ti metti, diciamo, a servizio. Poi credo che ogni direttore poi porti la sua personalità con molta tranquillità, perché è così. Comunque scusa un attimo, ma con questo bulbo stai benissimo, eh? Ma no, questo bulbo è il bulbo ancora che non si è sistemato. No, stai perché, troppo bene, non volevo come, adesso come dicono, mostrare, no, è tutto bene, perché però così, stai benissimo. A Bologna dicono chi ces ma test, io non me li taglio dalla fine di gennaio, posso anche, però ho detto che devo aspettare il giorno in cui e li lascio crescere così. Basta. No, stai molto bene. Poi ti ho detto, con questi sfondi dorati, così. Beh, lavori del mio nonno. Molto bene. Sono ricordi. Che ci sono altri commenti. Allora, Cinzia Arena, ciao maestro Stefano. Anche lei dice, nuovo look maestro Stefano. Vieni a trovarci in Sicilia? Grazie. Poi c'è il carissimo Marco Lui, che è sempre Marco Lui è sempre qua che continua a telefonarmi, ti rendi conto? Io non gli rispondo. Anche a me continua a telefonare, ma facciamo finta di niente. Che dice? Sembra un attore di soap pettinato così. Un attore di? Ma non è vero. Di soap, tipo soap opera. Opera, sì. Sono invidioso. Sei solo invidioso perché tu i capelli non ce li hai. Anche se dicono che chi è senza capelli è molto intelligente, quindi vuol dire che io sono stupido. Però, allora vabbè, sei proprio uno stupido tu. Vabbè, lo dicono perché? Perché la maggior perché parte che degli uomini... No! La maggior parte degli uomini sono senza capelli, secondo te possono essere quasi tutti stupidi? A me viene quasi invece da pensare il contrario. Vabbè, a parte queste cose di maschilisti, di maschilismo o femminismo, andiamo avanti. C'è Giulia che dice concordo, cioè concordi su che sembra un attore di soap? Ma dai Giulia. Poi Roberto Gadaleta, hai mai desiderato di dirigere il piccolo coro? Guarda, devo dirti una cosa. Dimmela! Sono cose che uno ci pensa. Ho avuto la fortuna di farlo e quindi per me è stata una soddisfazione. Ma dai! Non è il pensare. Io credo che nella vita, no? Così come le Verdi Noti, dicevo che bel coro, bellissimo poter avere un coro del genere. Il piccolo coro lo conosciamo tutti. Chi è che non direbbe... Che bello poter dirigere un coro del genere, no? Che bello, perché no? Però il pensarlo, cioè, è diverso. L'esprimerlo, cioè, perché no? Io ho avuto la fortuna di dirigerlo quando c'è stata la messa, non quest'anno, l'anno scorso, per televisione, in occasione di San Francesco, durante il Festival Francescano, a Bologna, dalla Chiesa della Santa, dove fra cavalli chiese la presenza del piccolo coro, aveva pensato anche se fossero le Verdi Note, quindi sono stati stabiliti dei canti. Sabrina venne una sera alle Verdi Note e quindi ascoltò ovviamente i ragazzi, eccetera. Quindi anche quello, tra l'altro, fu un momento bellissimo, perché si impara, no? Anch'io ho imparato delle cose ed è bellissimo, perché comunque... Impari a 40, 50, 60, e 60. Anche da quanto sei aperto. Questo lo devo dire. Magari lo stesso brano, io non so,
intendevi in un modo, invece magari Massimino mi ha fatto notare che, ho detto certo, quindi voglio dire, e quando siamo stati lì, mi ricordo che tu abbia fatto le prove, quindi poi con Sabrina avevamo già parlato, insomma, in generale un po' di tutte le varie cose, insomma, poi vabbè, io avevo subito questa, il lutto della mamma, non faccio fatica a parlarne perché, insomma, ed è stata una persona, devo mettere, molto, molto, molto gentile, perché non dire, insomma, e certo, molto vicina, ecco. E vabbè, chiudo parentesi, e quindi parlando così dico, ma Sabrina per la direzione cosa facciamo? Dice, vabbè, il coro lo dirigo io. Dice, ma se vuoi dirigere, magari facciamo che tu fai l'alleluia, il santo? Ho detto, ma sì, se vuoi sì, perché no? Poi dimmi tu, ovviamente, anche perché, ripeto, cioè, ok, il coro e la direttrice è lei. Guarda, ti dico, sono stato contento, qualcuno me l'ha fatto notare, dice, ma guarda che tu hai fatto una cosa grandissima. Ma io l'ho vissuta anche lì come spirito di servizio. Cioè, dirigevo il piccolo coro insieme alle Verdi Note. Cioè, io sono stato contento. E alla fine delle prove, eccetera, ho sempre guardato Sabino e ho detto, dimmi se va bene. Va bene, non va bene, perché magari io in alcuni momenti... Lei ha detto, sì, in alcuni momenti magari eri un po' troppo... Cioè, era un po' troppo forte, ecco, ipotesi. Però dai, ci sta, va bene. Ma poi sai, ognuno ha la sua... No, ma di quello, è giusto. Ma è giusto, perché non per non ho bisogno di incensare nessuno, e figurati, però è giusto, io sono andato lì e ho avuto una direttrice che comunque mi affida, i bambini sono stati carinissimi, la cosa bella è vedere i volti dei bambini che non cioè proprio la formazione che hanno, l'educazione, che non staccano gli occhi, non ti staccano gli occhi da addosso. No, mentre certo, io lo vedo a scuola, tu glielo dici, bambini del piccolo coro, guarda, cioè, meglio di me, poi c'è quello che saluta la mamma, però va bene, sono due realtà. Quella è stata effettivamente una cosa bella, un'emozione. Ho ringraziato, è stata una bella esperienza, ecco, diciamo che... Ma pensa, e ho capito, c'ero anch'io, me lo ricordo. È stato un bel momento, ma lo ricordavo anche, c'è stata un'occasione quando ci siamo visti con Sabrina, che abbiamo fatto... abbiamo mangiato qualcosa insieme e l'ho ricordato questo momento, un bel momento. Poi ripeto, certo, per l'occasione l'ho fatto volentieri, non è che uno dice oddio vorrei, no. Sicuramente è stata una delle ultime volte, diciamo, in cui c'è stato un discorso, ecco, diciamo che poi con le Verdi Note, ecco, per esempio, invece su quello che sono le messe, ecco, le messe effettivamente io le ho sempre dirette, perché magari all'interno di una messa c'è il coro, chiamiamolo fermo, eccetera, e allora magari quello era il momento in cui io dirigevo le Verdi Note, insomma, certo, le celebrazioni liturgiche. Poi aspetta che c'è Marco che dice, gli dici di salutarmi gli altri sei fratelli che ha, gli altri sei nanni. Poi aspetta, perché dice, si è pettinato apposta per questa intervista. Ascolta Marco, se il livello deve essere questo non scrivere più, Ok, perché c'è gente che magari ha domande un po' più intelligenti. Ciappamosso e porta qua. Poi c'è Tiziano che dice, no, ero troppo timido, ero troppo timido. Per cosa? Per partecipare? Per cantare, no, perché gli hai chiesto se cantava nel piccolo coro, era troppo timido. Guarda, Tiziano troppo timido mi fa sorridere, però va bene. Ma allora proprio, magari forse perché era proprio il contrario, che non è stato preso. Forse non ci ha mai provato, perché guarda, davvero, adesso con tutto rispetto, una gran bella voce, cioè penso che l'avesse anche da bambino, quindi insomma. Certo. Questo bisogna dire. Allora, c'è Marco che dice, il suo cane, che tra l'altro non è suo, non è tuo? Vabbè. Vabbè. Allora, non è mio, dimmi a Marco che la pianti, perché Farouk è mio. Vabbè, ma tu non devi abboccare, ma non lo conosci Marco? Io lo so, guarda, a Marco che la smetta. Dite, da parte mia. È una scheggia, nonostante sia bruttissimo. L'ha portato all'intervista. Sì? Solo per darsi un tono aristocratico. È Marco, lui
Marco lui, esatto, non c'è Marco bisogno di lui. dire altro. Non rispondo altro perché potrei dire una cosa molto pesante invece relativamente al suo cane e alla razza dei suoi cani. Comunque lasciamo. Ecco, appunto. Poi okay. C'è Vania che dice non ti smentisci mai. Oddio. Secondo me, no, si riferisce a Marco, sicuramente. Ah, me l'auguro. Poi dice Marco, ma ascolta Marco, se vuoi tornare qui, basta dirlo, però non puoi invadere così la chat di domande. Il nome sì. Marina, cosa gli ricorda? Sì, va bene, devi dire a Marco che... Ma diglielo tu, è lì? No, allora glielo puoi dire se mi sta ascoltando. Va bene, ne parliamo un'altra volta, stammi bene. E mi dispiace, ma... sai, c'è una frase, guarda, te lo dico, il bel tacere non fu mai scritto. Penso che questa è una frase che anche Tiziano ricorda, perché la usavo spesso anche... Il bel tacere non fu mai scritto. Basta, ma io non capisco perché tu, Marco, mi devi così stuzzicare gli ospiti. Adesso Stefano era tranquillo, era rilassato e adesso l'hai fatto arrabbiare, si capisce. No, c'è Cinzia che dice, ma il maestro Stefano è altissimo. Sì, dicono come me, di sì. Anch'io sono altissima. Sì, sì. Non vedi che siamo alti uguali? Sono leggermente più alto di te, Francesca, dai. Ma giusto un cicchinino. Giusto un poco. Poi c'è Marco ancora, adesso non li leggo più i suoi messaggi. Basta, si passa dice, oltre, va là. Sono comunque riuscito a distrarlo squillando al telefono. Se notate ogni tanto guarda il telefono, sono io. Quanti anni ha Stefano Nanni? Dal video ne dimostra 45, ma a noi queste informazioni non interessano, Marco. Aspetta, poi dice, ma guarda quante cose che ha scritto, mamma mia. Sempre lui? No, ma passa avanti, va là, ascoltiamo qualcun altro. Dai. Vorresti fare le scarpe a Sabrina? Sì, certo. E Tiziano, cioè Tiziano che non è da meno, mi pare di capire, risponde, ma che numero porta Sabrina? Vabbè. Dice Claudia Capula. Sì. Che dice, grande Stefano, meraviglioso prof, parola di alunna e poi mamma di studente. Vero, 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 mia ex alunna. Poi c'è mia sorella che dice, non è vero, è un amore quel cane, confermo, sembra una ceramica. Poi Marco, comunque, se non canta nel piccolo coro, è perché è stonato. Ok, vai Marco, vai avanti ancora. Vania, Marco, se continui a scrivere, Francesca non riesce a fare le domande. Vedi che Vania ha capito? E Marco, certo. Mi piacerebbe che il coro si chiamasse? Lascia stare, va là, vai. Guarda, guarda, per fortuna... Il coro delle verdi note, Stefano Nanni! Sì. No, ma vedi, ma per fortuna che Marco lui è conosciuto, lo conoscono. Esatto. Lo conoscono tutti, quindi non perché c'è problema. No, perché, vedi, in una situazione del genere, se non fosse conosciuto, cioè a me dispiace anche, capito? Perché io poi con le persone ho dei buoni rapporti, dopo, cioè mi scoccia certo. Anche, capito? Perché adesso, con tutto rispetto, no, però vabbè, insomma, c'è problema. Dai, siamo Marco, tutti insomma, dai, noi ci stiamo parlando tutti di cosa sereni. Un po' serio, e anche Sabrina è una persona intelligente, quindi non c'è problema. Sa benissimo, certo. Hai voglia. Con Sabrina esatto. Ho avuto la fortuna e il modo di camminare insieme, eccetera, di parlarci, quindi guarda, anzi, ribadisco. Però anche fa ridere durante, Marco, dai. Fa ridere anche proprio durante le selezioni, guarda, quindi cioè, oggettivamente sono momenti sempre molto belli, insomma, quindi va bene. Poi sempre Cinzia dice, grazie per questa intervista, è un piacere rivedere e risentire cari amici. Grazie a te che grazie. Ci stai seguendo. Grazie. Poi Marco, gli scappa la pipì che continua a muoversi? Noi non rispondiamo a queste provocazioni, Marco. No, andiamo avanti. Veramente andiamo oltre, perché abbiamo andiamo altri oltre. Argomenti di cui parlare. Brava. Poi c'è Enrico Zocca, che è Alarico, sì. Che chiede, che ricordo hai di Mariele? Ah. Che ricordo ho di Mariele? L'ha chiesto lui, eh? Io nelle domande non l'avevo no, messo, perché vabbè, sennò chiedo sempre le stesse cose. Guarda, è chiaro, è un ricordo bello questa... Diciamo che forse più che da bambino, ovviamente
ho apprezzato di più, diciamolo pure, ho capito di più, da più grande, insomma, quando sono cresciuto o comunque quando avevo già da dilettante, perché oggettivamente era così, ho cominciato a dirigere a 15 anni il coro della parrocchia, no? Quindi Ma voglio dire, dai, che carino, oggettivamente, 15 anni. sì, 15 anni, sì. No, in realtà a 15 anni io suonavo l'organo, poi il frate che dirigeva l'organo, perché che dirigeva il coro, io andavo, frequentavo la parrocchia di San Giuseppe a Bologna, dei Cappuccini, e a un certo punto disse: "Guarda Stefano, basta, suono io l'organo, vieni tu a dirigere." Dico: "Ma non ci penso neanche, ma Luigi, me lo ricordo ancora." Cioè, ma tu però voglio dire, hai anche tutte queste persone che ti aprono queste strade. Guarda, è una cosa, ti faccio una confidenza, io non difficile che... Mi raccontava la mia mamma, che ovviamente era casalinga, quindi era in casa con me, che io da piccolino, io sono stato educato alla musica, ho avuto uno zio che amava molto la musica e quindi mi ricordo che quando feci la prima comunione mi regalarono il primo, diciamo, giradischi e mio zio mi regalò tanti dischi di musica classica. Mi portava ai concerti, quindi io sono stato educato. Poi comunque ho una cugina che anche lei è pianista e comunque il mio nonno mi raccontava che nella nostra famiglia c'era un trisavolo che era un concertista, pianista, eccetera. Quindi diciamo Ma dai. forse questa cosa sì c'era. E mia mamma dice, prendevi, io li chiamo gli omini muti, hai presente quelli, gli omini dove si mette la giacca e il pantalone nelle camere da Sì, letto? Ecco, sì, sì. allora... Io prendevo un libro, lo aprivo, una matita, e quando iniziava la musica facevo, dirigevo, cioè finto di fare il direttore, e avevo 8 anni. Però una volta che loro si nascono, io li ho sentiti, smisi di farlo, perché mi incavolai, perché era una cosa mia. Era una cosa tua, un gioco tuo, Assolutamente, segreto. era proprio un gioco, avevo 7-8 anni. Poi vabbè, ho manifestato questo desiderio, vabbè, la mia mamma aveva desiderio di un figlio che si fosse avvicinato allo studio della musica, cosa che lei non aveva potuto fare. Ho cominciato a suonare l'armonium alla scuola elementare, da lì poi è nato un po' il primo discorso del cammino con le prime lezioni, e poi da lì quello che era un hobby è diventato invece il diploma finale che poi mi ha permesso di fare insegnante. Ma E quindi dopo pensa. Marielle io l'ho sempre vista, l'ho sempre apprezzata, soprattutto diciamo come direttrice. Una volta mi ricordo la mia mamma che tornò a casa e mi disse: "Sai che ho conosciuto Stefano Mariele? Era andata a fare delle terapie, non so, era su Rizzoli, quindi non so perché Mariele, dice, non so perché fosse lì, anche lei doveva fare delle terapie o meno, insomma non ho capito, dice, abbiamo parlato tanto, è una persona molto carina, molto dolce, e proprio come appare anche in TV, perché come ti dicevo prima, lo Zecchino io lo seguivo insieme alla mamma. E a mia sorella, era Certo. proprio un momento della nostra formazione, insomma. Poi la nostra mamma cantava tanto, era una che amava cantare, mia mamma Ah, cantava sempre. bello, dirigevi la mamma. No, no, la mamma Pensa no, che. però lei era quella che, per esempio, quando studiavo, ovviamente in casa, quindi lei era lì, e se sentiva il brano eseguito dalla mia insegnante, quando io lo stavo studiando, sentivi dall'altra parte, no, 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 lei mi indicava sempre dove sbagliavo, uno stress però, perché... Dopo un po' dicevo, andava là, mamma, basta, lo so anch'io che è una... Basta, Però vabbè, basta. per Poi dirti, no? Quindi insomma, vabbè, aspetta che ci questo... sono. Allora, Patrizia De Sandri che dice che bella è stata quella messa insieme al piccolo coro. E Giulia, certo. quel concerto è stato emozionante. Vederti dirigere noi insieme al piccolo coro si vedeva tutta la tua passione. Vania, anche io, una messa da brividi. Stefano, sei veramente un grande, sia umanamente che musicalmente. No, vabbè, grazie. Non... Poi c'è Margherita Campo che dice complimenti al maestro Nanni. Oddio, aspetta che ho perso il messaggio e torno su. Mamma, quanti sono. E Chantal Genovesi, ciao Stefano, un No, abbraccio da Verona. Chantal, grazie. Che carina, Poi. ma era, lì andiamo in diamante. È la mia Vedi? collega, è diventata una mia collega, Chantal, insegna musica. Mamma mia. Roberto Gadaleta, c'è mai stato un progetto che volevi realizzare, ma per svariati motivi non è stato possibile Sì. realizzare? Sì. Ce lo vuoi dire o Sì, ce no, lo non ho riveli? problemi. Allora, il mio sogno, l'ammetto, il mio sogno era, ne avevo diversi, sai? Devo dirtelo. Allora, io un altro mondo che a me ha sempre affascinato è stato il mondo della medicina. Però
terminato il liceo, mi sono detto che non potevo portare avanti il conservatorio e anche la facoltà di medicina, perché... Certo, dovevi fare una scelta. Brava. E ho fatto quella scelta lì, e quindi l'idea dentro comunque dell'aspetto della medicina mi è sempre rimasto, e il mio Ma dai, ma dai. sogno, sì, il mio sogno era proprio il discorso però di dedicarmi ai bambini. Quindi o pediatria, o addirittura avevo pensato chirurgia pediatrica, quindi cioè era comunque un mondo che mi attirava. Però mi sono detto, non ce la puoi mai fare, perché figurati se tu riesci a fare conservatorio. Cioè, io su quello sono sempre stato abbastanza obiettivo nei miei confronti, forse anche delle volte ipercritico, però è stato Beh, giusto così. anche razionale, perché poi voglio dire, il tempo è C'è chi ce quello, l'ha non è fatta, che... c'è chi ce l'ha fatta, perché io conosco Vabbè. medici che sono diplomati, quindi tanto, tanto di cappello, però va bene, io no, quindi zero. Ovviamente dopo entrando in conservatorio, l'altro mio sogno era quello di affrontare direzione di orchestra. E quello, diciamo, dopo ha trovato forse come alternativa l'aspetto della direzione del coro. Qual è stato però il mio discorso? Che oggettivamente io, l'hai detto prima, insegno da più di 40 anni, quindi io stavo frequentando il conservatorio al secondo anno, cioè io sono entrato dopo la maturità e sono entrato in sesto anno e ho cominciato a fare le prime supplenze. E da lì il mondo della scuola mi ha assorbito e dopo ovviamente di grazie che sono riuscito a portare a scuola, a casa, diciamo, il diploma, pur insegnando, perché io insegnavo e studiavo in contemporanea. Quindi era impossibile poter portare avanti qualsiasi altro tipo di diploma. Sì, Quindi, già così ovviamente, hai già insomma. fatto Quindi dopo ho tanto, fatto insomma. corsi legati alla direzione di coro, ho frequentato il corso Certo. di canto corale in conservatorio, diciamo che mi sono molto ispirato a due dei miei insegnanti. Tra l'altro in particolare uno, Federico Salce, che è morto purtroppo giovanissimo e che è stata una persona per me fondamentale, insomma, mi ha aiutato tanto. E poi ho fatto vari corsi, quindi l'ammetto, era, cioè lavorare e studiare è stato difficile, l'ho potuto fare solamente per un paio d'anni. Quindi quelli sono i miei sogni, ma io ricordo benissimo, anche tuttora, che io comunque, lo dicevo ai ragazzi delle Verdi Note, e portavo sempre il paragone delle loro voci all'orchestra, agli strumenti dell'orchestra. Perché è così, cioè io li sentivo in questo modo, ecco, anche nelle partiture che ci venivano date, negli arrangiamenti, eccetera. Era un po', come non so, dire, in questo momento i soprani sono gli archi, voi invece, che ne so io, tenori, dovete essere, non so, i violoncelli, oppure qui deve saltare fuori quello che è il suono di un oboe, cose di questo genere. Ok, Non allora so, boh. aspetta che Marco dice, dai, ma non deve arrabbiarsi, lo sa che gli scrivo con affetto, per me veramente Nanni è un mito. Sì, no, i Ok, miti muoiono, ma Marco, lascia va bene. perdere. Come... No, il fatto è che poi lui questa parola la usa con tutti. lo Sei un so, mito, sei un ma mito, sei un mito, mito, che alla fine perde di valore, ma cambia un po' vocabolario. Dai, Marco, sforzati. Poi c'è Cinzia che dice... Se da bambino seguivi lo Zecchino, qual era la tua canzone preferita? Cinzia, non ci hai seguito dall'inizio. Torna vabbè. indietro e vai a Sì, ma vedere. Vabbè, c'è glielo nel caffè. diciamo. Il Caffè della cappello e la Peppina, Peppina. ma ce ne sono tante altre anche, poi mi vengono in mente, cioè, penso Poi io. c'è Franca De Giovanni. No, andiamo, siamo sintetici perché io de ho delle domandone qua, eh. Cioè, non è che Franca De posso Giovanni è una farti mia col ex comp... tempo da Marco. Franca De Giovanni è una mia ex compagna, una mia carissima amica. Abbiamo fatto un percorso insieme, bello, molto. Ti chiede se hai mai cantato? Sì? Certo che ho cantato. Sì che ha No, da cantato. solista nel coro, certo, nel coro della Ah, in parrocchia, un coro. certo. Poi c'è Ho Chantal che cantato dice... Scusa. anche nel coro del conservatorio, ho fatto lezioni regolarmente. Era un'attività opzionale, ma a me piaceva proprio frequentarla. Ma dai. Sì, Quindi sì, sì. quanti anni avevi? Io sono entrato in conservatorio che dunque avevo 19 anni, perché io sono di gennaio, quindi sono andato a scuola a 7 anni. Ho dato la maturità e a settembre sono entrato in conservatorio e da lì c'era appunto col vecchio ordinamento, ovviamente. Si frequentava canto corale, molti non ci andavano perché non era obbligatorio, però a me piaceva e devo ammettere che il maestro mi dava delle volte le parti a casa da studiare perché io tante volte tra che dovevo recuperare, che ho dovuto dare solfeggio da privatista, ho
ho dovuto dare 2 anni in uno, ho dovuto recuperare il discorso di storia della musica, di armonia, e allora il maestro ha detto, vabbè, stai a casa le partiture, è stato carino, insomma, diciamo che ha avuto, anche lì hanno avuto un occhio di riguardo, però diceva, dai, anche perché c'erano pochi che andavano a cantare, quindi dice... Certo, è stata una bellissima esperienza anche lì, abbiamo fatto veramente delle bellissime messe conclusive in conservatorio con messaggi bellissimi, bello, 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 io me lo ricordo, guarda, momenti emozionanti, belli, 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 belli. Fermati, basta. Il ricordo più bello delle mie verdi note è la tournée fatta in Sicilia, dice Chantal. Te lo dice, certo. Chantal, Tiziano dice viva la Sicilia, Giovanna Guastella. Ciao Stefano, un abbraccio da Ragusa. Chantal, grazie. Ciao Tizio, si salutano tra di loro. Aspetta però, di a Tiziano, che se ben si ricorda, tanto se mi segue, poveretto, c'è stata una sera che in Sicilia, siccome oggettivamente, diciamolo, a me piace mangiare bene, la cultura del cibo è fondamentale, ma anche Tiziano non è da meno, quella sera purtroppo, dopo che ci hanno fatto mangiare divinamente bene, ci fu un calo di... proprio di temperatura, sai che c'era molta escursione termica. Tiziano Poveretto è stato male, si prese probabilmente una congestione. Una congestione. Andare in ospedale, guarda, da preoccuparsi sul serio, per fortuna. Mia. Quindi penso che Tiziano se lo ricordi, che c'era questo medico che l'andò, insomma è andata fatta bene. Quindi diciamo, lui se le ricorda volentieri, però quella sera lì... C'è anche la parte... Che stava molto bene, poveretto, però... Però sì, in Sicilia è vero, ci ha sempre trattato... Oh, ragazzi, la Sicilia, la Sicilia. Esatto. Giovanna lo sa, perché è stata lei che insieme alla signora Liliana ci ha portato giù in Sicilia. Lei che volle il video, cominciò a farlo vedere là i vari assessori. C'era un assessore poi a Modica che si era innamorato di noi, purtroppo è morto giovanissimo, credo a 49 anni, e ci invitò proprio anche per il suo compleanno. Guarda, dei ricordi molto belli con la Sicilia, belli, ma anche le verdi note. Sì, capito che siamo andati giù anche, mi pare, 2 volte in un anno. Bello, bello, bello. Poi ecco, non ricordo esattamente, però insomma. Vabbè, poi c'è Costantino Lauria, che dice, sì. Mitico Stefano Nanni. Sì. Poi c'è Albina Amadeo, che dice, che è un'appassionata di testimonianze. Buonasera, maestro Nanni. Visto la tua esperienza di grande maestro, hai mai pensato di scrivere un libro che ti riguarda sulla tua esperienza antoniano? Onestamente no, a volte ho pensato di scrivere in generale qualcosa, ma perché dai, quando arrivi a conclusione, no, di tanti percorsi della tua vita, perché tra il 2019 e il 2020 diciamo che sto chiudendo tanti capitoli, è finito un percorso che io avevo vissuto all'interno di una, diciamo, di una responsabilità di un movimento laico religioso. E poi è finito il percorso all'interno delle Verdi Note. Se tutto va bene, finirò il mio percorso di insegnante perché andrò in pensione. Quindi sto vedendo tutte queste conclusioni. Quindi, una rinascita, poi seguirà una rinascita su tante altre cose. Ma che se l'auguri? Uno come te, figurati se sta lì a guardare il soffitto, dai. No, non lo so. Adesso vediamo. Adesso non mi credo. Sto prendendo il tempo anche... così, per godere il tempo in modo diverso, perché comunque è anche vero che a me è pesato molto non poter vedere i miei ragazzi, non poterli salutare, non poterli abbracciare, è stato un periodo molto difficile, però mi ritengo fortunato, perché se pensiamo medici, infermieri, eccetera, quante volte io mi sono lamentato e lo dicevo ai miei ragazzi, il senso di dovere, del dovere rispetto a queste persone. Il senso delle persone che hanno perso il lavoro, io grazie a Dio uno stipendio alla fine del mese l'ho avuto, ma non lo dico per, hai capito? Lo dico perché bisogna dirle queste cose, bisogna crederci ragazzi, ma qui c'è della gente che, pare che non c'è più, abbiamo perso gli alberi, abbiamo perso le radici, no? Però qualcuno dice che bello, sai quanti soldi l'INPS si ritrova, però veramente decine di migliaia di morti, ma non è possibile, le nostre radici, rispetto al discorso che anche facevamo prima, è fondamentale non perdere le radici, perché se perdi le radici, l'albero dopo un po' si secca. Lo so. Vabbè. Andiamo avanti. Costantino, Lauria, il maestro Stefano Nanni è un grande, poi di nuovo lo ripete, grande Stefano. Poi c'è il signor Fernando Gazzotti che mi saluta,
Ciao Fernando, Grazie. mi sono vicino perché so che è Ah, in vabbè. un momento un po' difficile. Poi c'è Maria Ventura, caro maestro, l'aspettiamo a Ragusa. E qua tu ti dico, quando Ragusa. vai in pensione che chiudi, ti inizi a fare il giro d'Italia di tutta la gente che ti chiama, eh. Sai, c'è un piccolo problema, che il signor Farucchino in aereo non ci va, no? E quindi bisogna andare in macchina. Ai, 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 E ma poi allora anche tu comunque, però ragazzi, sei ricordiamocelo, non Milan, un eh? dog-sitter, no? Un Ma assolutamente, dog-sitter? ma guarda, non esiste proprio, scusami, mi dispiace, ma Lo Farouk so. a me, a un altro, tra virgolette, papà, se così possiamo usare il termine, e quindi no, 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 assolutamente. Va L'unica bene. cosa è che magari vado via io e lui sta a casa, ma non da solo, assolutamente. Ascolta, ma questo Costantino Lauria lo Sì, conosci? No, lo conosco perché perché ha scritto tre Costantino. volte Grande Stefano, Grande Stefano, Grande Stefano, proprio Grande Stefano. No, Costantino lo conosco perché è intanto uno dei fan numero uno di Cristina D'Avena. Poi anche lui è un docente, segue un'attività corale e quindi ho avuto modo anche di conoscerlo quando sono stato a Palazzolo, dove fanno questa manifestazione, diciamo, canora per i bambini. E quindi è venuto perché vivendo a Messina c'era una ragazzina che viveva lì vicino che ha vinto Vabbè, Zecchino d'Oro insomma, quanti anni scusami, fa, ma io insomma, qua devo stringere, vai. sennò poi tu non hai più tempo. Io sto No, 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 guardando no. l'orario e io ho ancora un Vai, sacco di domande, ma vai. tutta Vai, vai con sta le gente che domande. scrive. Vai con le Aspetta, grande domande. maestro, un saluto dai bambini e ragazzi del coro Maria Le Ventre di Ragusa, ancora grazie Grazie. Stefano. Ora mi fermo e leggo io, ragazzi, scusate, Vai. però io ho delle curiosità, eh. Allora, Vai. hai mai scritto una canzone tu? No, ho scritto un jingle, una E perché canzoncina. no? Scusa, non ho capito. Tu sei un musicista, la canzone non l'hai mai scritta. Non mi ci sono mai messo. Guarda, mi ricordo che nacque questa provocazione, dal presidente del Consiglio d'Istituto delle Maestre Pie, perché c'è una manifestazione bellissima che si chiama Mini Olimpiadi, e loro volevano l'inno delle Mini Olimpiadi. E io ho detto, guardate, chiedetelo a chi è competente, ma cosa mi metto lì a scrivere? E mi ricordo che una volta, proprio andando alle Verdi Note, mi venne in mente sto motivetto. Allora, a quel punto io ho detto, vabbè, io ho scritto le note, proprio do, mi, sol, le note così. Dico, poi che faccio? Cioè, è chiaro che non è che puoi andare a chiedere, perché detta come va detta, il problema sono sempre i soldi, no? Che giustamente se chiedi un arrangiamento di un certo Certo. tipo, o comunque la gente giustamente Vabbè, giustamente, è il deve suo essere lavoro, pagata. voglio dire, non è che sia un Le divertimento, eh. risorse erano praticamente nulle perché praticamente tutto doveva essere a costo zero. Allora mi ricordo che all'epoca Alessio e Sara avevano già iniziato un po' a, diciamo, passami il termine, a smanettare su quello che è il discorso delle basi musicali, cominciare a comporre qualcosa, la Sara con i testi, eccetera. Allora la musica praticamente come arrangiamento lo fece Alessio, dando le note, ci trovammo insieme e fece questo arrangiamento. È simpatico, moderno, adatto anche a quella manifestazione, che era una Certo, manifestazione di bello. bambini sportiva. E poi inserimmo anche il testo e chiedemmo a un'alunna che lo scrivesse lei. Sara lo modificò e da lì è venuto fuori questo inno delle Mini Olimpiadi che ancora viene utilizzato, è stato depositato anche in SIAE, eccetera. Ho Insomma. Quindi capito. nacque come Bene. collaborazione tra i due. Mi hai tolto anche questa curiosità. Ora ti faccio un'altra domanda. Allora, il coro delle Verdi Notte nasce nel 1989 come percorso Sì. continuativo per i bambini che uscivano dal piccolo coro. Esatto, In seguito, l'ingresso dei coristi è diventato aperto a tutti. Secondo sì. te, qual è stato il motivo di questa scelta? Mi prende alla sprovvista. Io non lo so perché non c'era, lo posso immaginare. Vabbè, una tua. Aprire, Io una mia aprire, sì. deduzione ce l'ho, poi ognuno magari ha la sua, ecco. Ma Perché è io una cosa che mi sono sempre no, chiesta. hai ragione. No, no, può essere un confronto. Personalmente, se fossi stato io, no, a proporre, fossi stato lì, la motivazione potrebbe essere legata al fatto che vado su quello che è l'aspetto educativo della realtà dell'Antoniano, non potesse, diciamo, diventare fruibile
da più persone e quindi essere conosciuto ed essere allargato in questo senso. Certo. Quindi, diciamo, passami il termine, un po' come testimoniare, usando il termine delle testimonianze musicali, perché il termine testimoniare è fondamentale, e questi principi che l'Antoniano ha, non solamente, diciamo, da questo bacino, che Certo, sicuramente, ampliandolo. ampliandolo, ammetto però una cosa, questo lo dico dal punto di vista tecnico, e lo dicevo anche con Sabrina, in tutti gli anni in cui io sono stato direttore, quindi arrivavano all'interno del coro delle Verdi Note, soprattutto del periodo in cui ci sono stato io, cioè quindi arrivavano persone dall'esterno, facevano le audizioni, persone dall'interno, i bambini, passami i bambini, le ragazze o i ragazzi che Ragazzini, sì. provenivano dal piccolo coro, cioè chiaro, avevano già una formazione, un imprinting che tacchete, cioè se Qua, magari, e questo, aspetta, aspetta, finisco il qua c'è la discorso, seconda domanda, sì, dimmi che pure. dall'esterno chi arriva forse non ha di fondo quella conoscenza del mondo dell'Antoniano e una formazione didattica educativa, scusa se io ti parlo proprio perché lo dico con tutto rispetto, lo dicevo anche alle Verdi Note, io non posso prescindere dal mio lavoro, io sono un insegnante, cioè il Certo. mio lavoro fondamentale, io sono un insegnante, ok? E di scuola, quindi, ma così come anche Sabrina o così come Mariele portavano avanti non solo l'aspetto della direzione, aspetto tecnico, ma il core è educazione. Allora chi cresce e lì dentro arriva su alle Verdi Note che magari ha già quella forma mentis, abituato in un certo modo. Chi viene Infatti dall'esterno, la Infatti, il scusami, ti valore aggiunto interrompo. potrebbe essere quello. Infatti, la seconda parte era: a parte la tecnica vocale, hai notato delle differenze tra i coristi ex piccolo coro e nuovi entranti? Ma mi hai già risposto. Vedi? Sì. Esattamente. Hanno una preparazione vocale, è inutile, ma nella memorizzazione tu gli fai ripetere, viva la papa, papa, col papa, mi viene sta qua, no? Per Sì, dire, loro certo. la ripetono, ma è chiaro, perché è detta come va detta, no? Cioè, Ma capatà. io invece, al di là dell'aspetto tecnico, che magari è quello più Però anche tuo, che insegni, formativo, anche ma anche formativo. formativo, nel senso che magari alcuni erano anche attirati dal discorso televisivo, dal discorso del palcoscenico, e quindi anche questo comunque porta a un approccio diverso rispetto a un Sono coro. pienamente d'accordo. Hai toccato un tasto e apro leggermente. Sicuramente, ti dico anche, quando, non so, anche insegnando a scuola, avendo anche dei ragazzini in gamba che cantavano bene, no, nei cori scolastici, dicevo, perché non venite, fate la prova alle Verdi Note? La risposta era no, sono troppo bravi, no, sono irraggiungibili, no, è impossibile. Cioè, li vedevano là, capito? Che è sbagliato. Certo. L'aspetto televisivo è un aspetto che, ahimè, Beh, tra magari se gli virgolette. dici vieni a vederli quando cantano la messa, per esempio, già. No, voglio dire, però hai ragione quando dici l'aspetto televisivo, perché io lo dico proprio per esperienza. Quando purtroppo, l'ho visto in tutti quegli anni del coro, si facevano i concerti, c'erano le messe, facevano le prove, andava tutto bene. C'era il discorso TV, gestire la situazione complessissima. Perché io devo star qua, perché io devo star là, e perché sta dietro. Guarda, io te lo dico senza nessun tipo di problema. Si sudavano sette camicie. La Certo. gestione lì diventava, e in tanti casi, per fortuna, io so, ho intervenuto alla RAI, ho intervenuto il regista, ho intervenuto Fabrizio Siro, che ha fatto delle scelte artistiche, che ha detto no, desidero questo piuttosto che questo, questo no, era durissimo. Sì, Io certo. ammetto, in quelle situazioni io come mi è stato detto dal vecchio direttore, forse, no, ma non so, sono stato poco direttivo, ecco, Troppo morbido, forse. boh, diciamo, non lo so. Ma aspetta un attimo che ho finito il vino, scusa un attimo, aspetta, Vai, arrivo. Tu vai. non bevi più? Io l'ho finito anch'io. Ma beh, non hai da versartelo. Vado a prendere. Dai, vai, scusa, cioè, abbiamo tante cose ancora da dire qua, la cosa è lunga, Aggiungo dell'acqua. No, no, è più buono puro. Poi qua ci sono mille messaggi, io non so, ragazzi.
Lui mi ha detto che verso le 7:30 dobbiamo finire, ma qui mi sa che la cosa si Vabbè. dilunghi. Si Vai, dimmi. dilunghi. Quanti messaggi, Stefano. Qui veramente non so da che parte. Io vado avanti con le domande, però prima. Vai, vai. Allora, il repertorio delle Verdi Note Sì. spazia dal pop al Sì. rock, dal gospel al canto liturgico. Sì. Come definisci la sua identità musicale? Sicuramente è stata, io dico è stata, no? Un'identità musicale che ha cercato di toccare un po' appunto tutti i generi, anche credo per proporre di accogliere, no? Diciamo così, anche durante i concerti, un po' tutte le fasce d'età, sotto questo punto di Certo. vista. Lo definisco, lo posso definire anche perché no, un coro da quel lato lì poliedrico che effettivamente ha portato avanti questo. Adesso oggettivamente forse stanno andando più su una linea legata forse più all'aspetto del mondo del musical o di questo aspetto performante, di questa tecnica inglese che viene portata avanti, dove ripeto, appunto, mi fermo perché non ho le competenze giuste per poter dire, o le conoscenze anche adeguate. Insomma, io posso magari parlare di quello che può essere l'aspetto performante canoro, che Certo, sotto un quindi certo punto di poliedrico, vista, sì, poliedrico. sicuramente Ma che può aspetta, scusa affrontare. un attimo, ma che cosa? Beh, Aspetta, scusa, Stefano, è successo qualcosa? Aspetta un attimo. Ma chi c'è qua? sorpresa. C'è scritto sorpresa. Che cos'è? Chi è? Cucù! No, ma guardalo! Ma è Paolino! Ma insomma, vuoi sempre venire nel mio salotto tu? Ho detto devo esserci con Stefano, voglio fargli un salutone. Ma. Ciao Stefano, come stai? Hai Bene. orrenda. Bene, dai, che Non potevo piacere. mancare, non potevo mancare. Vedo che stai chiacchierando Ma alla grande. Che carino, quello chi è? Marco Lui? No. Ai, ai, ai. Sei un mito, Stefano, Mi grande. rendi conto? È venuto a casa mia qua. Due in uno, non ne bastava uno. Sono riuscito a farti arrabbiare, ce l'ho fatta. Avete una connessione? Ascolta Marco, No. cambia connessione. Sei a scatti. È la tua la connessione che non va. Sì, ma Non sai, insomma. Francesca, sai che No, risulti un la mia è po' perfetta, offuscata? guarda. Risulti offuscata però, Francesca. Io Sono ti offuscata. vedo È un per po' forza, ci sono offuscata. loro che mi offuscano. È Stefano, colpa loro, è colpa loro. dimmi. Stefano, ti vogliamo troppo bene, volevamo farti un saluto, non l'abbiamo fatto con nessuna intervista delle tante che ha fatto la brava Francesca Grazie. e quindi volevamo No, adesso renderti omaggio con questo salutino, ci manchi. io ti ringrazio e ti voglio dire che comunque mi fa piacere vedervi, lo sai, perché adesso, a parte tutte le battute di Marco, lui sa poi che io quando arrivo, cioè nel senso che mi piace, sto allo scherzo, però poi un minimo mi auguro che rispetti anche semplicemente, aspetta che finisco, il fatto che io abbia parecchi più anni di lui e quindi mi auguro che rispetti questo. Ma al di là di tutto ciò, ho veramente dei bei ricordi trascorsi con loro durante le selezioni. Ok, tante battute, però anche tanti discorsi seri. E io non li dimentico. E magari la battuta è carina e simpatica, però forse per natura a me rimangono più discorsi seri, Ha scritto pure sinceramente. si è impossessato del mio computer mentre facevo dormire la No, ma bambina. Marco lo sai, e anche Paolo lo sa, quante chiacchierate in questi viaggi lunghi. Soprattutto nelle selezioni fatte in Sicilia e in Sardegna, quante chiacchierate un po' a tutto tondo, no? E quindi questo è bello, l'aver vissuto insieme, l'aver condiviso anche dei dubbi, perché quando hai dei bambini che sono tutti bravi, dici, porca miseria, ma chi porta a casa, ma quello no. Oppure magari Paolo che faceva la selezione, dopo dovevo arrivare io a dire, questo viene a Bologna e questo no, lui dice, Dio santo, adesso Stefano, quanti me ne scarto. Cioè, ti dico, c'è sempre stato, grazie Marco.
C'è sempre stato questo... Mettila Marco, tempo serio, almeno 5 minuti. Comunque c'è sempre stato questo rapporto. Poi ripeto, belle le battute e tutto, però lo ripeto, io ringrazio perché ho dei bei ricordi. Vabbè, sono antico, lo sono sempre stato, però io mi ricordo delle cose importanti. Antico? Ma non so, forse sì, ma cioè nel senso che io di Marco non mi ricordo le battute, che sono sempre quelle. Io di Marco mi ricordo i discorsi fatti insieme. È Marco che non vuole crescere, Marco è un Peter Pan a vita, questo ha 80 anni, sarà ancora così, Francesca, non lo vedi, sai l'unica cosa che ti dico, lui ha la fortuna di aver incontrato una moglie meravigliosa che gli ha dato una figlia stupenda, poi dopo Francesca provvede. Francesca, no, la realtà è questa, Stefano, devo dire che probabilmente è il più meticoloso, è stato il più meticoloso per come l'ho conosciuto io delle selezioni. Mi ha insegnato molto, devo dire la verità, Stefano, perché poi appunto nelle chiacchiere dove si andava ad analizzare i vari bambini che si ascoltavano, lui aveva sempre la visione ovviamente musicale molto attenta. Lui è un musicista, appunto, certo. E la cosa bella di Stefano, secondo me, Stefano rappresenta davvero, non sto scherzando, la musica, cioè per me lui è proprio quello che sa giocare anche con la musica, nel senso, allora, per scrivere delle canzoni bisogna usare il rigo, lo spartito musicale, no? Bisogna essere molto precisi dove si mettono le varie note, non si può sbagliare, no? Quello è un lavoro molto meticoloso, quando si dice la musica è matematica, no? In questo Stefano è davvero molto preciso, però poi la differenza quando uno suona una canzone la fa, le note sono sempre quelle, ma la fa poi l'interpretazione, il carattere che tu dai a quella musica. E Stefano c'ha questa precisione attenta che si, appunto, si utilizza nel rigo, ma c'ha anche la giusta estroversità per far sì che rende la cosa sia professionale ma anche leggera, non so come spiegartelo. Quindi con lui le selezioni erano sì molto meticolose, molto precise, ma c'era una leggerezza di fondo che era perfetta e si sposava bene con quello che dovevano essere le selezioni. Eccolo. Però voglio sapere anche noi, i minori io non li voglio nel mio, no, i minori qui no, è bellissima, però no. Un difetto, perché io non voglio solo le favoline, voglio anche qualcosa di un po' vero. Cioè, questo non sia vero, però ha un difetto, Stefano, un difetto di forza. No, ma allora forse un difetto di qualcosa lì. Lo sai che io cerco sempre tutte e due le parti, Certo, no, vabbè, ma allora io sono adesso entrato, mi sono permesso nella vostra intervista, poi voi dovete continuarla, ma per fare appunto un attimo a lui. La frase ha finito, io non l'ho già detta, però ho delle altre domande da fare a Stefano. No, ma ci sono. Ma guarda, difetto di Stefano, magari forse proprio questa, ma forse per le nostre tempistiche di selezione. La meticolosità, vuol dire? Quindi si è un preso che è un difetto. Allora, può diventare un difetto quando sono le 10 di sera, sei in hotel, devi preparare la scaletta e lui è ancora lì che sceglie. Quella è l'impostazione, quella è l'impostazione musicale. Quello effettivamente. Stefano, di tu un difettino di Paolino. Ma io, guarda, ma no, non è perché. Non dire che non ne trovi, perché sennò non ci credo. Ma allora. No, io posso, cosa posso dire di Paolo? Guarda, mi ha sopportato. No, ogni tanto a me piace tanto, ma nelle Verdi Notti c'era la Valentina che aveva sta Eva, che figura. Paolo ha una R che è stupenda, bellissima, figura. L'unico difetto che ha è che mi ha fatto guidare poco quando ero... Ecco, io amo guidare, ma ho fatto guidare poco, basta. C'è stato un difetto, allora... è stato quello. Poteva farmi guidare di più, basta, è uno che amo guidare lui, però dopo, ascolta, cioè giustamente Stefano, aveva...
No, guarda, non Ascoltami, tu posso dire adesso, niente. Io alle se selezioni ho tu tra un po' trovato vai in gente meravigliosa. pensione, se tu tra un po' vai in pensione, il cane non può prendere l'aereo. Prendi, Sicilia, vi chiamano tutti, andate, guidi tu e hai anche la compagnia di Paolino. Ma Ecco, già Paolino mica ha bisogno. risolto Oh, scusami. Tu l'hai visto Paolo? È un ragazzo giovane e ti pare che vada in giro con uno che può essere suo padre, ma per favore. Ma non Ma scherziamo. cosa vuol dire? Ma l'amicizia, voglio dire, non ha mica età. Cosa Vabbè. significa? Poi lui andrà da una parte e tu da un'altra, però potete Certo. condividere un altro viaggio senza necessariamente che sia con legato all'Antoniano, no? Certo. Esatto. Paolo, grazie Vabbè. Paolo comunque, grazie, ha fatto un gran piacere vederti. Anche a me, Stefano, adesso Marco è uscito, se no ti faccio salutare anche da lui. Voi Si è già continuate. stufato Marco, no, Ma si è tu offeso perché gli ho detto che la bimba non la voleva sei a proprio lui, Verona? lui la Sei a mette Verona, dappertutto. Paolo? Ah, Sì, ok. per qualche giorno, ma domenica già riscendo. Va bene. Una Dai, ci incontreremo, dai, sono convinto che ci certo. rivedremo. Grazie Ciao. Paolo, Grazie, no, grazie. aspetta Paolo. Dimmi. Grazie, perché è stato lui l'artefice di queste dirette che mi ha dato il là. Ah, Quindi vedi però, grazie. vedi la bellezza di queste cose, ma questo è Paolo, lo so, bello. Grazie ragazzi. Grazie Però di bisogna tutto anche Paolo, eh. riconoscerle. Grazie della A sorpresona. presto, ciao. Guarda chi c'è qua. Ciao Farouk. Che bello. Va bene. Un Allora, abbraccio. adesso aspetta. Ciao. Ah, ok. Saluto. Allora, andiamo avanti perché qui ho delle domande pese da fare, eh? Bene. Farouk, aiutalo, ascoltami. Allora, nel 2016 nasce la Verde, no, scusa, la Verdi Note Academy Sì. e nel 2017 le Verdi Note Junior. Di Sì, esatto. cosa si tratta? Allora, ecco, come ti dicevo, le Verdi Note Academy nascono come progetto nuovo. Perché io ricordo che diciamo, ci fu intanto diverse Verdi Note che non erano più Verdi Note, avevano comunque deciso di andare via. L'ex direttore Alessandro Caspoli voleva qualcosa di nuovo, non gli andavano più bene le Verdi Note che stessero ferme. Poi tu sai che c'era, io lo dico tranquillamente, perché metto un po' a nudo, ma va bene, la verità va sempre detta. E che dopo i 30 anni le Verdi Note non devono più rimanere perché non fanno crescere i piccoli, eccetera, eccetera. Insomma, varie cose. Effettivamente, io ho sempre però sostenuto che, così come una famiglia patriarcale, no? Una volta c'erano le 15-20 figli, quindi c'era il figlio di 25 anni e il figlio di un anno che vivevano insieme. Quindi il figlio piccolo doveva portare rispetto verso il grande e il grande doveva essere d'esempio verso il piccolo, no? Queste cose qua. Io ho cercato di portare avanti questo discorso. Questo discorso poi ovviamente ha creato o un po' di scollamento tra i più giovani e i più grandi, oppure il crearsi all'interno del coro comunque inevitabile di persone che stavano meglio insieme o di gruppi. E poi diciamo Quello comunque delle, succede, dai. diciamo così, nuvole che sono arrivate dove magari tante scelte che magari io stavo facendo, non potevano essere o comunque non erano più completamente condivise. Quindi a quel punto diverse Verdi Note andarono via e rimase un piccolo gruppo, no? Infatti oggi quelli che sono rimasti sono pochi rispetto al gruppo che è andato via. E che dire, sai, in quelle situazioni lì io lo ammetto sicuramente, ho fatto l'errore magari di ascoltare solo una parte e non magari avere una visione d'insieme. Questo è stato, lo ammetto, un mio errore, perché poi dopo nel tempo, no, magari dopo 5, 6, 7 anni, scopri poi che effettivamente quello che ti era stato raccontato era una tua interpretazione, ma che quella non era l'intenzione. Tante volte succede Certo. questo. Ahimè, Sì. purtroppo non è che io l'abbia scoperto, parlo per verità, no? Che mi sono state dette da persone che io reputo più che serie. Quindi a quel punto lì dici, cavoli, forse, però è inutile, è un errore che ho fatto, punto e chiuso. E mi sono confrontato Vabbè, ma anche
E quindi Ma si dimmi fa. una cosa, ma questi corsi qua e sono aperti a tutti? Erano, No, cioè, questi erano, percorsi sono, sono. perché ci sono ancora. No, Sono no. aperti a tutti, sono gratuiti, sono a pagamento, come sono? Percorsi sono percorsi aperti a tutti, appunto, ti dicevo, dopo è nata questa realtà, è proposta appunto da un progetto portato avanti da Alessio e Sara, e poi è entrata Fabiola, quindi sono state fatte le audizioni ed è nato questo percorso. È aperto a tutti e c'è appunto però una quota che i ragazzi pagano per partecipare. Non ti so dire di quanto è, eccetera, però pagano una quota. No, vabbè, ma quello infatti che ti voglio chiedere è, rispetto al coro delle Verdi Note, in cosa si differenziano per essere a pagamento questi corsi? Il corso a pagamento si differenzia perché all'interno del coro delle Verdi Note, diciamo, l'elemento c'era proprio il discorso del sostegno del pagamento mio, perché l'unica persona che era pagata ero io. E come venivo pagato? Venivo pagato ovviamente con i concerti, quindi il grande impegno era anche cercare i concerti. E questo Certo. anche Tiziano sa benissimo, e quindi dare dei cachet, eccetera, perché comunque fondamentalmente. Padre Alessandro diceva: io non posso andare in rosso, l'importante è che le Verdi Note si automantengano. Quindi questo è il discorso che poi è stato portato avanti ovviamente dopo. Fecero questo progetto che ovviamente Padre Cavalli prese poi così, perché quando lui arrivò era già partito. Quindi far pagare Era già fatto. perché attraverso questa quota, in questo caso specifico io e Fabiola Ricci, eravamo pagati ovviamente, percepivamo il nostro cachet e quindi. Questo serviva, ecco, fondamentalmente per pagare, diciamo, il direttore, insomma, ecco. I Ma questo è docenti, certo. esatto. E Verdi Note Junior invece nascono come elemento che unisce il discorso della, aiutami, Del piccolo coro, degli ex del coro, piccolo coro. Un po' le Verdi Verdi Note iniziali, Note. diciamo, Esatto. no? Fondamentalmente lì era un progetto portato avanti tutto da Fabiola. Io una volta al mese facevo 2 ore e mezza di solfeggio e di storia della musica come valore aggiunto, ma tutto il percorso era stato curato da lei sia a livello canoro che a livello aiutami, tecnico, performante, eccetera. È durato 2 anni e poi il primo anno alcuni ragazzi andarono via, il secondo anno erano 7 e poi anche di questo gruppo 5 ragazze andarono via, quindi automaticamente poi il percorso non è più andato avanti, insomma. Ho capito. E quindi Vabbè, sono degli è esperimenti, finito, magari. non esiste più questo tipo di realtà come Verdi Ah, Note ok. Junior. Ecco. Pensavo che ci fosse ancora. No, 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 non c'è. Almeno a me risulta che non ci sia più perché io non ho fatto più lezioni in quest'anno, quindi non ero Ah, partito. ok. Allora lo saprai meglio di me. Adesso ti faccio vedere una foto che purtroppo, scusami, ma ho Dimmi. ancora la stampante da Dimmi. sistemare. Un po' sbiadita. La vedi questa foto? Come no? Certo. Allora, Quello è il aspetta, pianoforte aspetta, aspetta, di Marielle. di Marielle nella sala Marielle. del piccolo coro. Però no, Allora, no, aspetta un non capisco attimo. la targa. Te la dico io. Ascoltami. Allora, no, ma gli occhiali non mi servono. Nel 2017, Sì? mi senti? Hai ricevuto una dedica speciale dalle Verdi Note. Sì. Giusto? Per Sì. Sì, festeggiare i tuoi 15 anni di direzione. sì. Allora, la targa dice: nelle sfide di ogni giorno hai messo il cuore e l'energia. Passo dopo passo ci hai fatto camminare insieme. Con la dedizione e la perfezione hai dato una voce in più al nostro coro come direttore, ma soprattutto come amico. La domanda è: che cosa ti ricordi di questa sorpresa? Non me l'aspettavo, cioè sinceramente è stata una cosa che non mi aspettavo. Faccio fatica a focalizzarla però, devo essere sincero. In che senso? Ho raccolto delle informazioni sbagliate, dimmelo, No, hai raccolto, no, sicuramente, però quel momento mi ricordo arrivato, sì, una torta, queste candeline, ho un ricordo abbastanza. Sfocato, diciamo, di questa situazione nel 2017. 17 marzo 2017, io l'ho reperita Sì, così, però erano dimmi se 15 sbaglio anni. perché non voglio dare No, delle informazioni è sbagliate. vero, è vero, è vero. Sì, adesso
che me lo stai dicendo, certo, ricordo, era già il momento in cui erano partite il discorso della nuova realtà, del nuovo percorso delle Verdi Note, sì. E sì, adesso lo ricordo, è stato fatto lì, Maria, sì, mi fecero la sorpresa che, se ben ricordo, arrivai e non c'era nessuno. Sì, adesso ok, adesso mi sta tornando alla mente. Non c'era Ad nessuno. esempio, non c'era nessuno. Ah, trovai i ragazzi, non c'erano. Che io dissi, ma che cavolo fanno? Non sono venuti. Poi arrivò, mi sembra, Francesco, dice: no, scusami, ma come mai non c'è nessuno? Invece erano tutti fuori, si erano organizzati per farmi la sorpresa. Poi mi fecero un universo, praticamente come, se, sai, succede alle prove, io non arrivo, non arrivo, non arrivo, arrivo in ritardo. Quella sera lì non c'era nessuno. Mi venne il dubbio, in effetti, mi venne il dubbio di dire, ma non è che qua mi stanno combinando qualcosa, e dopo si costruirà. Adesso mi è venuto in mente, scusami, anche io comincio a Ecco, prendere. vedi? Vabbè, Certo. No, era la insomma, foto ti che non ricordi riusciva a che collocarla perché avevo un'altra foto in un'altra occasione di fianco aiutami, avevo... al al pianoforte? pianoforte di Mariele, ma è stato quel giorno lì. Sì, era il 20, corrispondeva al 27 di marzo, insomma, perché io mi Eh ricordo sì, anche caspita, ti il giorno. ricordi anche la Eh data. beh, eh Ok. beh, eh beh, eh beh. Ma infatti fu bello perché poi ogni tanto qualche ex Verde Nota mi scrisse anche in quell'occasione e mi disse auguri per questo tuo anniversario molto importante. Adesso mi ricordo, certo, ricordo. Caspita, 15 anni Sì. non sono mica pochi, eh? No, 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 assolutamente. Sì, è vero, scusa. Faccio Allora, fatica a volte ad entrare vabbè, ma perché sono stati anche hai tanti momenti, no? l'hard disk pieno, diciamo così. Sì, c'è cioè ormai qua. Stare, ma... Un'altra domanda, quali sono i momenti che Sì? ritieni più preziosi prima di un'esibizione? Ah. Guarda, sicuramente uno dei momenti che sono belli almeno era la parte pre, cioè proprio il momento non tanto. A parte mio, se ti devo dire mio personale, dell'emozione, della paura di non riuscire a reggere magari la performance, oppure sapere benissimo i punti deboli, perché ci sono ogni volta che tu parti per un Certo, concerto, sempre. quindi sai benissimo dove c'è il punto debole, ma anche su te stesso. In quel momento, magari se ti azzardi, io spesso e volentieri, soprattutto sui brani di bravura, ma è una questione mia. Avevo sempre le GIE sotto lo spartito, che magari guardavo e non guardavo, ma lo doveva avere, mi dava sicurezza. Gli Come la attacchi. copertina di Linus, dai. È inutile. E questo, quindi, è che tu non devi mai cercare di trasmettere ai ragazzi, anzi, devi cercare sempre di dimostrarti tranquillo, sereno, eccetera. Quindi, fondamentalmente, questo era sempre la mia preoccupazione. Poi, in quel momento, ti veniva il dubbio di non mi ricordo, non mi ricordo. La fortuna che io avevo all'interno del coro dei punti, Vuoto. esatto, di riferimento in cui dicevo, oddio, ma adesso dovete cominciare voi o voi? Cioè, per dire, o chiedevo, e su questo, come ti ho detto all'inizio, ho avuto tanto aiuto sempre dai ragazzi, questo sì, c'erano delle persone che mi guardavano, eccetera. L'altra cosa positiva, gli errori di direzione durante il coro, durante l'esibizione, capitava, ne ho fatti, perché no? E la cosa bella però è che il coro ti seguiva. Diciamo in Beh, parte. Quindi io l'ho sempre detto, il coro deve È da sbagliare. qui che mi rifaccio sul direttore, sul fatto Deve di quanto possa essere vero il direttore. sbagliare con me. In altri casi, magari ti dico onestamente che ho dato un attacco plateale e il coro però ha fatto così, allora mi sono fermato. Per fortuna, perché lì proprio era brutto, non si poteva. Cioè, se era capito che era una platea tela mia, loro sono stati fermi, non mi hanno seguito, ma li hanno fatto bene. Quindi la bellezza è quella, quelli sono i momenti iniziali, oppure la preoccupazione magari del solista che non sta bene, oppure la preoccupazione, cioè a Caspita. volte anche proprio di dire che ci sia, non so, Ma questo aspetto, ecco. quello tuo più prezioso, cioè quello che non so come spiegarti. Forse non ti ho Il risposto. tuo. No, mi hai risposto, ma io intendo dire una cosa più personale tua, il momento più prezioso che tu covi prima dell'esibizione, non lo so, un rito, un fatto di stare con gli altri, di stare da solo, Beh no, un momento momento, che per te è no, allora il prezioso per poi momento mio poter. personale ci deve essere nel momento in cui magari se o mi cambia eccetera ho bisogno di stare da solo. Quello
quello è il mio momento. Un rito particolare non ce l'ho, se non onestamente quelli che possono essere dei pensieri o perché non dirlo, insomma, quello che può essere anche un aiuto o un segno di croce, ma fatto nel vero senso della parola, o comunque avere o stringere, ma quello ce l'ho sempre nella mia vita, una reliquia, un crocifisso che tengo in tasca perennemente, ma questi non li trovo legati solo a questi, è nella mia vita, quindi a maggior ragione lì, a volte ho perso anche queste cose, poi le ho ritrovate, insomma. Ma non c'è, ho capito quello che tu intendi, un mio rito propiziatorio o meno, No, magari io ho chiesto un momento prezioso può anche momento prezioso essere dovrebbe che tu. esserci un momento mio in cui ripercorrere un po' tutto e poi, insomma, affidarmi e poi dire andiamo, insomma, magari Certo. boh, questo è. Poi mi rendo conto che tante volte io mi preparavo le cose dei discorsi, poi partivo pensando di dire A e dicevo Z. Quindi, ma guarda, alcune non te le sto a dire, alcune battute nelle presentazioni che ho fatto, guarda, non lo scorderò mai, perché poi le verdi note erano anche state forti, mi prendevano anche affettuosamente in giro, capito? Quindi io portavo i saluti sempre, ecco per dirti, ma lo posso dire. Allora dice, siamo qua, le verdi note, vi portiamo i saluti da parte del direttore dell'Antoniano, che tanto non c'è mai, ma non so mica perché ho detto che tanto non c'è mai, ma l'ho detto. Cioè, e quindi capito, le verdi note, dopo che le volte via, della signora Liliana, poi di questo, battute dette così, ma è chiaro che non c'è mai. Nel senso che magari era via o col piccolo coro in altre situazioni, però io Sì, tu portavo lo dicevi sempre. così spontaneamente, Ma non so, guarda, quella spontaneo. volta quando me l'hanno fatto notare i ragazzi e mi hanno preso in giro, guarda, per una vita, una vita, una vita. Ma queste sono le cose che mi ricordo di più perché sono crepe che ho fatto senza rendermene conto. Però tu Sì. presentavi, no? E dicevi, portavi i saluti perché prima di tutto portavo sempre i saluti del direttore, del vice direttore che appunto era Fabrizio, della signora Liliana, quando non c'erano o se c'erano li presentavo, perché comunque tu andavi lì come Certo. ambasciatore dell'Antoniano, Sì, no? E certo. io purtroppo ma le ho fatte nella mia vita, continuerò a farle, ma le ho fatte anche a scuola e vabbè, sì. Vabbè, ma poi chiaramente uno esponendosi al pubblico è chiaro che Pazienza. facendo tante cose succede, eh. Diranno, non so che dirti, guarda, cioè, pazienza. Non sono questi i problemi e se ho sbagliato chiedo scusa. Bene. Beh, vabbè, ma ascolta. E poi ti chiedo questo invece. Dimmi. Questa è una delle ultime, poi ho un sacco di commenti Sì, qua che sì, non so sì. come faremo a leggere. Che è Vabbè. questo? Perché bisogna rendere giustizia. No, io non Allora, vorrei in uno che. annoiare le persone, però non vorrei annoiare le Allora, se persone. uno si annoia, se ne va. Noi non è Esatto. che li teniamo con la forza, cioè. Quindi tu non ti preoccupare e parla e di quello che devi dire. Se poi devi andare via, me lo dici che No, taglio no, ancora no, no, qui. riesco a Allora, stare. ascoltami. In uno dei primi concertini dei Vecchioni di Mariele, ci hai diretto insieme a Luciana e hai intuito che potessimo diventare un coro, che ancora non eravamo. Qual è stata la scintilla? Scusami un attimo, ripeti, beh, mi ero distratto, lo ammetto, vedi, mi ero distratto. Ecco, ti ho già annoiato, sei già No, no, ma sai stanco. perché? Perché è arrivato un messaggio e ho voluto Ecco, guardarlo. allora hai voluto Ho guardarlo, sbagliato. però non sei un nativo digitale e Vedi, te quindi l'ho o qui o detto. lì, o qui o lì. Scusami, l'ho Ripeto, va detto, mi bene. sono distratto. Ah, io vedi, non ho mica Allora, problemi. ripeto la domanda. In uno dei primi concertini dei Vecchioni di Mariele, Certo, ok? sì, ho già Ci capito. hai diretto insieme a Luciana e hai Certo. intuito che potessimo diventare un coro che ancora non eravamo. No, no, certo. Ok? Certo. La domanda è: qual è stata la scintilla? Guarda, te lo dico, la scintilla è stato l'entusiasmo, la voglia, la carica, l'emotività che avete trasmesso. Cioè, proprio c'era, davvero, qua lo dico, un pathos. Cioè, c'erano delle potenzialità, no? Io sono arrivato che poi fondamentalmente ti ricordi che mi ero così, avevi insegnato quella doppia voce, eccetera, questa capacità di volere, di
di fare questa gioia, questo spirito che penso, che ritengo, non penso, è lo spirito che dà il piccolo coro, che dava, e torno al discorso delle radici. Voi, piccolo coro di 30 anni fa, 20 anni, 40 No, anni fa, insomma, beh, quello che è 30 anni fa, vabbè. certo. No, adesso non farmi fare i conti. Comunque, e questo è lo spirito, e credo che questo spirito voi lo stiate portando avanti nella vostra realtà, capito? Cioè, si vede. Poi, come ti ho detto, avete fatto un percorso, si è capito, un allenamento, anche quando vo' diretto. Tanto lo sai, a me piacciono molto le dinamiche, no? Quindi queste variazioni io li spingo all'esagerazione, ma me ne rendo conto. Guarda che sono state critiche che mi sono state mosse anche durante i corsi di aggiornamento. Forse esagero, perché no? Ma va bene, ognuno poi ha le sue caratteristiche, però le apprendo, cioè mi seguivate, c'eravate. Non so se riesco a spiegarmi. Se io mi facevo fare un diminuendo o un crescendo, c'eravate. Allora. Quello ti dice, cavoli, ma questi ci sono. Perché a me è capitato, Cori, che se gli fa fare il crescendo o diminuendo, questi canta sempre uguale. Cioè, non Sì, capiscono. l'impostazione era rimasta, insomma. No, a volte a me viene da dire, anch'io, delle volte lo dico nelle altre, anche nelle realtà scolastiche, ma se non sono chiaro io nella direzione, ditemelo, ma anche con le verdi note lo dicevo. Se non riesco a comunicarvi, perché. Io vi sto dicendo di fare un diminuendo, non lo state facendo. O c'è qualcosa che io non. Certo. Ditemelo se non sono chiaro, ditemelo. Sì. E alcuni mi dicevano: non è chiaro l'attacco che dai, perfetto, me lo studio. Perché a me pare di essere chiarissimo, ma se a te non arrivi il messaggio, vuol dire che non lo sono. Quindi Non questo c'è è stato corrispondenza. la voglia, l'allegria di trovarsi insieme. Io me lo ricordo. Quel viaggio lì, questa inaugurazione, c'era ancora Gina Basso, se non sbaglio, giù ai Lidi, no? E dove io, tra l'altro, avevo questo Sua impegno con sorella la mia. Lidia. Esatto, con sua sorella Lidia. Io feci il viaggio che addirittura il marito della Lorella mi doveva venire a prendere, riportare, poi vieni con questa mia amica, perché avevo questo impegno, questa cerimonia religiosa importante con le maestre pie, insomma, questa beatificazione, quindi insomma c'erano queste ricorrenze importanti, però lo fece, sono stato contento di Certo. esserci stato. Cioè, hai capito? È Bene. stato lì, ho trovato veramente, ecco, questo spirito che poi nel tempo è cresciuto e l'ho visto quando sono riuscito a venire in San Francesco, che avete fatto quel docco concerto, dico bene, quello, no? Radio concerto, sono Radio presente concerto, al radio concerto. è quello. Allora, scusami, devo ancora vedere l'altro, non ce l'ho ancora fatta, dove veramente vi ho trovato anche, devo ammetterlo, tanto tanto migliorati, poi con questa caratteristica anche di variazione intervengono tutti, quindi è un coro dove anche i solisti variano tantissimo, anche questo è un bel aspetto, no? La voglia di mettersi in gioco un po' tutti, anche se, voglio dire, io dico che per essere dei bravi solisti prima bisogna essere bravi coristi, ma alcuni criticano questa mia affermazione, però questo è il mio pensiero. Sì, perché tu per essere corista devi amalgamarti, devi ascoltare, E te, dopo devi fai bravo isolarti, però solista, non mentre a isolarti. volte ci sono dei bravi solisti che rimangono solisti anche nel coro, quindi non è che va molto bene, insomma. Pareri Certo, sono infatti. sempre personali, Vabbè, siamo in linea, anch'io la penso così. Comunque, aspetta che qui ci sono degli altri commenti e dopo sono gli ultimi. Allora, Fernando eh? Sì. dice: avete un ritardo pazzesco sulla connessione, ma l'ha scritto tre Mi quarti d'ora fa. dispiace. Mamma mia, poi c'è Costantino, ancora un saluto al maestro Stefano Nanni da parte del coro In armonia, sì. In scusate, cioè armonia. che lui Sì, in conosce armonia. bene. Tiziano, ricordo ahimè quella sera ai. Esatto, te la Poi c'è ricordo. Andrea Maucci che dice: ciao Stefano, un saluto dal piccolo coro Emiliani di Rapallo, ricordando due Dai. bellissimi anni di selezione dello Sì, Stefino. grazie, grazie. Poi Verissimo. c'è Giulia che dice: ti prendiamo nei vecchioni. Poi c'è Non avete Gaetano bisogno di me. Gibilisco. Gaetano Gibilisco che dice: Ehi, Stefano dottor Nanni, un uomo Gibilisco. di grande sensibilità ed onestà. È un privilegio per la Grazie. famiglia Gibilisco avere un Mamma amico così mia. prezioso.
Grazie, grazie Gaetano. Gaetano, io aspetto la tua testimonianza, ti tiro le orecchie, perché è da un Grazie po' che Gaetano. l'aspetto, eh. Grazie. Poi Tiziano che dice, ecco il mio salvatore. Esatto, fu lui per fortuna perché lui lo portò in ospedale, è medico quindi. Sì, fu una bella avventura quella lì, ma sul serio, cioè è stato male parecchio, eh. A me quando Gaetano lo Cavolo. disse, guarda che io poi dopo anni, guarda Ha te per mangiato caso. troppo? No, no, non è proprio del mangiato troppo, è che ha È avuto stato il freddo, il il freddo. calo, va Guarda che io ho bene. provato questa cosa dopo anni, non so se a Tiziano la No, raccontai, io l'ho che provata piatto. più volte e lo so cosa vuol dire Bruttissima, tremendo. guarda, Ti io senti ero proprio all'estero, svenire, ti io ero senti. all'estero, ero in Croazia, guarda me la son vista brutta, ma ne parlai con Gaetano, anche Gaetano disse, ma guarda che si rischia di brutto con una congestione, soprattutto se hai degli anni, magari Tiziano era giovane, io ne avevo molti di più. Certo. Quando l'ho avuto ho rischiato parecchio, sta male da morire. Poi c'è Paolo, che è un vecchione, speriamo che Sì? abbia scritto un tema. Vabbè, dice, ciao a tutti, l'idea di allargare le verdi note a tutti fu del maestro Zavallone. Grazie Paolo che ci dai queste informazioni, perché Perfetto. facendo entrare nel coro sua figlia, che aveva già, anche se adolescente, una voce già professionale, voleva delle voci già di esperienza e forse non aveva il tempo per insegnare agli ex del coro come gestire il cambiamento di voce da bambino ad adolescente. Per me fu uno sbaglio. Se ci fosse stato il maestro Nanni sarebbe sicuramente stato diverso, perché avrebbe sicuramente per passione preso il tempo ma sarà per insegnare. Sì, per insegnare, sì. Ma Ah. Beh, vabbè, se vabbè. con mano si fa un granché, comunque sì, è vero, è andata così. In effetti la prima, diciamo, che non era del coro, che entrò nelle verdi note, fu proprio Cristina Zavallone, che adesso è una professionista che fa proprio la cantante a livelli anche altissimi. E Lo so. vabbè. Quindi, ok, grazie Paolo. Però io mi chiedevo se era più una cosa, io la sapevo anch'io questa cosa di Zavallone, No, ma onestamente non la comunque sapevo. mi chiedevo una spiegazione un po' più ufficiale, capito? Al di là del fatto che era sua figlia, cioè chi è che ha detto ok, sdoganiamo e facciamo questa cosa? Sicuramente quelli che stavano, probabilmente anche Padre Berardo, queste persone qua. Poi c'è Certo. Patrizia che dice, De Sandre, nonostante tutto, se non ci fosse stata questa apertura agli esterni, non avrei fatto le bellissime esperienze che ho fatto. Infatti, è vero, certo. E poi probabilmente non ci sarebbero sempre stati degli ex coristi disposti ancora a cantare, magari o per impegni di lavoro, o per impegni Certo. propri. Io per prima, a 12 anni e mezzo, ho detto basta, ciao, quindi Certo, giustamente certo. magari poi sarebbe anche morto tutto, chissà. Capisco anche che comunque me ne rendo un po' conto, no? Dopo arrivi a un punto che magari puoi fare anche altre esperienze. Sono Ma persone che hanno certo. vissuto, tipo l'Antonella Pisano, ha vissuto proprio una vita, diciamo, in questa realtà, no? E effettivamente. Magari ci sono altre persone invece che dopo l'esperienza del piccolo coro preferiscono fare altro e si dedicano magari appunto ad altre situazioni o percorrono altre strade, no? Come dicevo prima, Certo, ho beh, avuto poi magari ognuno ha cinque il suo ruoli che ti percorso. nominavo. Io Sì. credo che comunque anche ci sia una valenza anche dal punto di vista familiare, anche quello secondo me un po' influisce su, non lo so, sono tante le cose, il fatto religioso, perché comunque l'Antoniano era un po' come una grande parrocchia, quindi alla fine tu quando cresci non è che Ma vai in sai, un'altra parrocchia, no? Se sei legato a no, quella. sì, è vero anche quello, però C'era anche quello. sì, c'è questo, oppure uno che ha voglia anche di cambiare, non lo so, boh. No, ma certo, infatti io per prima sono invece una di queste. Poi Comunque quando sono tornata con i miei figli. ti faccio questa battuta, no? Io ricordo sempre che quando parlando con Antonella, no, si diceva. Ah no, beh, io prima o poi Antonella che chi? Antonella Pisano, no? Che lei è stata nel piccolo Ah, ok. coro. Io ho sempre detto, Certo. guarda Antonella, il giorno che te ne andrai tu, me ne vado anch'io. E infatti lei quest'anno ha smesso le verdi note e No, non è andata. Sì.
Ma pensa, È vedi? stato, no, io lo dico ridendo, Incredibile. però è conciso, capito? E allora, vabbè, insomma, per... Vedi, alla fine, ridendo e scherzando, disse la verità. Poi Sì, io c'è dissi la Anna verità. Gaudenzi che dice: io feci l'audizione per le Verdi Notte tantissimi anni fa, dirigeva ancora Sabrina. Ah. Purtroppo il provino non andò bene, comunque qualche anno dopo entrai nel coro Euridice. Ah. Ah, vedi? Bene. Vabbè. Poi c'è Sarà. Paolo che dice: volevo scrivere note ed è partito birra e pensavo al dopo. Vabbè, Paolo, grazie. Albina, ciao. Vania, un cuoricino. Barbara, mia sorella, che dice a Marco: sei un megalomane. Vania che ride, ha ha ha. Giulia dice: gli junior non esistono più, eravamo tutti nascosti nei bagni. Vabbè. Poi Marco De Amicis che dice: un gigante, il maestro Nanni, icona degli anni Ottanta. Ho capito chi è. Lo conosco, è un mio Poi bimbo. Tiziano ha un bimbone, mi sembra dalla Sì, foto, ha un però, o bimbone, certo, e anche conosciuto. papà, eccetera, Marco, l'ho visto crescere. Allora, un ex bimbo, dai, un ex Beh, bimbo. allora, tanto è lui, io ho fatto a Marco e ai suoi due fratelli da babysitter quando erano a Bologna. Ok? Ecco, vedi? Quindi sei un gigante anche per quello. Poi c'è Sì. Ecco, Tiziano che dice: e lo scherzo del corista, lasciamo dimenticata perdere. l'autogrill? Lasciamo perdere. Ho perso 10 anni di vita lì, sul serio. 10 anni di vita. Guarda, me l'hanno Cosa è combinata grossa successo? quella volta lì. Ma la guarda, l'avevo capito. E che lì, tra l'altro, avevo pregato proprio loro di non esagerare perché era un momento un po' particolare per me. E vabbè, adesso non riesco a dirlo perché mi commuovo, quindi niente. E quindi guardate ragazzi, vi chiedo il piacere e sono stati bravi la sera, devo ammettere che la sera sono stati bravi, non mi hanno combinato niente, è stato un concerto impegnativo, ma che dico, stavo male dentro per motivi familiari legati alla mia mamma. Certo. E ecco, me l'hanno fatto al ritorno, però ho perso degli anni di vita, sono stati bravissimi, bravissimi. Sono organizzati dicendomi, messi d'accordo con lei, che praticamente avevo dimenticato un corista minorenne all'autogrill. C'ero solo io, non c'era la signora Lia, non c'era nessun altro. No, Figlio ma dai. di una persona che mi stimava tantissimo. Il padre è uno che lavora in America, lei è un medico. Io continuavo a dire, adesso io come glielo racconto ai genitori? Guarda, ho vissuto mezz'ora, me lo ricordo ancora da incubo. Ma Loro sono stati bravissimi e lui era nascosto là in fondo. Questo è uno spilungone alto come me, nascosto là. Non l'ho visto. dai. Ma tu guarda, Mamma io ho ancora le mia. facce di come ridevano. Tiziano, guarda. E io ho detto: Ma dai, non potevate. Dico, e l'autista che esce, poi torni indietro. Mi hanno fatto tornare indietro. Siamo usciti dall'autogrill, No. abbiamo fatto il giro. No, guarda, lascia stare. E io non sapevo come chiamare la mamma. La mamma ha detto: Io adesso come glielo dico a lei? Come glielo dico? Come glielo dico? No, lì davvero è stato pesante, però poi alla fine, quando si è risolto, si sono divertiti. No? È stato un po' impegnativo, un po' tipo su scherzi a parte, ma un po' pesante. Ripeto, l'avevano organizzato ancora peggio alla notte là, facendo finta che lui si fosse ubriacato. Quindi ti immagini, mi rovinavano la notte. L'hanno mitigato perché era ancora peggio. Io, figurati, un minorenne. Io continuavo a dire: Ma voi non potevate dirlo? Ma per favore, anche tra di voi, ma sei tu il responsabile? Il fatto che va a ragione, dico, io adesso qui vado, lascia stare. Addirittura, cioè, rincaravano anche la dose dicendo sei tu responsabile. Io mi ricordo una cosa del genere. Io, che poi abituato alle gite scolastiche, quindi so benissimo cosa va incontro. Io ho detto alla fine, io cosa gli racconto? Chiama, poi Lorenzo non rispondeva, io, sì, non, guarda, era dietro nel pullman. Mamma mia, ma vergognatevi, vergognatevi, No, però, tremendi. no, pesante, se ci Aspetta ripenso che. adesso, guarda, Tiziano mi ha ricordato una cosa che... Dai, Tiziano, ma cerca di ricordare delle cose belle, non brutte, eh. No, non Poi è c'è stata Giorgio brutta. Callegari. Mio ex alunno anche Insomma, lui. per te non tanto. Che dice, prof, è bellissimo con la barba. Grazie, Giorgio. E poi c'è C'è il Maria sole. Raffaella.
Maria Sì, non è... Raffaella Stefani Sì, mia che ex dice alunna. Lorenzo che era nascosto in fondo all'autobus. Sì, l'ho detto. Ciao Stefano. Andiamo avanti ancora con questo scherzo. Vabbè. Certo. Bene, caro Stefano, siamo quasi a 2 ore di diretta. Hai visto com'è volata? È volato il tempo. Cosa facciamo? Io bisogna che ti saluti però, perché sono Allora, andato. ti faccio l'ultima domanda io. Dimmi, dimmi. Te la faccio io l'ultima domanda. Dopodiché ti saluto e chiudiamo. Se hai tu una domanda da fare a me. Io vorrei sapere da cosa nasce questa voglia di testimonianze musicali e comunque di essere, diciamo così, no? Un po' di dedicare tutto questo tempo, perché ce ne vuole del tempo, nonostante tu sia una mamma, hai seguito i bambini al piccolo coro, quindi è un impegno anche quello grande, no? Con questa realtà che è bella. Cioè, da dove nasce? Da dove ti è venuto? Ho capito che te l'ha data Paolino l'idea e cose di questo genere, però Quella della diretta, sì, quella della sì. diretta, sì. Tu Perché? dici il In discorso di testimonianze musicali? generale, che cosa ti ha spinto a creare veramente un'avventura grossa? Perché questa è un'avventura grossa. Essere comunque il Allora, motore per portare avanti tutte queste iniziative. Venga. è stato il ritorno all'Antoniano, quando io sono, come ti avevo detto, a 12 Sì, anni e mezzo io ho tagliato. E ogni tanto andavo a trovare Marele. Il fatto di tornare con i miei figli, dopo un po' che frequentavo l'Antoniano, ho avuto l'esigenza di raccontare quello che io, come tante altre persone, abbiamo vissuto. Però non potevo raccontarlo solo io da sola, perché sennò facevo no, la certo. diva della situazione, la protagonista, che già molti lo Certo. pensano che io lo sia, ma non mi interessa. Quindi, dopo aver scritto questo diario, dove io ho veramente tirato fuori tutto quello che avevo dentro, anche cose non belle, non solo Mi cose ricordo belle, che me ne parlasti di questo. ecco, in questo diario praticamente ho visto nero su bianco che c'era qualcosa che era una storia che non poteva rimanere nei cuori delle Chiaro. persone e basta, che andava raccontata. E quindi da lì mi è venuta questa idea di chiedere a chi ha vissuto in un qualche modo l'esperienza dell'Antoniano, di raccontarla con una sua testimonianza completamente libera, quindi senza nessun tipo di correzione, cioè tu mi dai quello che vuoi condividere così, con gli errori, con le foto che Certo. vuoi, con è. E questa cosa pian pianino mi ha inglobata, non so come dirtelo, Capito. perché poi le cose dopo sono nate una dentro l'altra, in contemporanea è nato il discorso dei vecchioni, proprio in Sì, contemporanea sì. col sito. Quindi si era aperta una porta che è un po', come ti dico, casa, perché per me è stata casa per Casa, molto tempo. certo. E quindi No, è molto questa bello. casa avevo bisogno di. Poi è un'altra casa adesso, ci sono altre persone, altre stanze, altro, però per No, me no, sarà ma sempre in casa. è come vedi, come ti dicevo prima, un aspetto delle radici che, non, che è giù, lo ripeto, è giusto non perdere, ma in generale lo dico sempre, no, mai perderle. Perché scusami che guardo, perché ogni tanto c'è Farouk qua che gira, non so mai dove va a infilarsi. No, no, ma siamo No, no, ma per poi dirti, tu lo ti rendi guardo. conto della bellezza? È come, cioè, anche per me, proprio la bellezza anche di scoprire da adulta delle cose che comunque ho vissuto da bambina, ma che chiaramente ho conosciuto da bambina. Quindi Certo. conoscerle adesso, approfondirle, ingrandirle, cioè una cosa che non finisce mai, capisci? Sì, è vero, è Anzi, più vero. conosci e meno sai, e più dici, ah, ma allora questo è collegato a questo, è proprio una passione, è una cosa È che c'è, è qua. importante, è importante, è importante, è importante. Anche perché lo dico, una frase fatta, non si finisce mai di imparare. E credo che, come Vero? dici tu, andando avanti, poi te ne renderai conto, no? Quando si cominciano a fare anche i propri capelli bianchi, mitighi, Ce li ho apprezzi. già, non credere, non Vabbè, faccio il insomma, colore, ma comunque. ne ho da Vabbè. vendere dei capelli Comunque bianchi, ca ca si vabbè. capiscono tante cose, le vivi sotto un altro aspetto. Guarda, come lo dico a me,
Tanto per chiudere, lo dicevo l'altro giorno in una delle ultime video lezioni con i miei, io dico i miei ragazzi, perché sono i miei ragazzi, insomma, lo dicevo e ho imparato da loro anche in questo periodo. Ti Io dai miei insegnano figli. avere, Io dai miei figli. questo è, io non avendo figli, ovviamente mi rendo conto che sono stati loro e vabbè, avevo il grosso vantaggio di avere la difficoltà di educarli, però la sera quando andavo a casa i genitori pensavano loro. Però ti danno tanti ragazzi, guarda, ma l'aiuto, no? A volte, e poi ti osservano, ti guardano e E poi questo è devi cercare di importante. dare il meglio anche ai loro occhi, quindi Sì, devi comunque cercare, anche però guarda che questo ti loro spinge a sì, migliorarti. ti spinge a migliorarti, però è anche vero che a differenza di noi adulti, loro ti prendono così come sei, con tutti i loro con tutti i tuoi limiti, con Certo. tutta la tua giornata, capiscono c'è qualcosa che non No, va. ma infatti io non ho detto a far credere di Sì, essere il sì, sì, meglio, sì. ma tu sei tu che sei motivato perché comunque hai Sì. uno sguardo, quindi questo Sì, è sguardo dici, fondamentale. caspita, Anche perché devo loro non hanno cercare i di tirar filtri. fuori. Esatto, loro non hanno i filtri che abbiamo noi adulti, per forza. Però va Certo. bene così, insomma, dai. Comunque, con questa finale così alto, diciamo, io ti Grazie. saluto, ti ringrazio tantissimo, sei Francesca, stato grazie veramente a te. carino. No, sei stata gentile tu, guarda, lo dico quando mi hai chiamato e mi hai detto, so che non sei molto social, ma ti piacerebbe, mi è venuto spontaneo dirti di sì, perché comunque, ripeto, è stato anche un cammino, una conoscenza che io ho avuto da quel concerto là, cioè se io non venivo, poi voglio dire sì, potevo conoscere magari Luciana, potevo... E che ne so io conoscere Antonella perché Certo. Boriani perché era la moglie di Fabrizio, capito? Però dopo da lì poi scopri che comunque ci sono interessi, cioè interessi nel senso che comunque magari un'altra è una collega, insegna anche lei, quindi diciamo attività comuni, confronti, persone. Io mi ricordo quelle serate lì molto belle, tanto belle, come quella volta, dai, lo possiamo ricordare quando sei venuta a scuola insieme a tua sorella lì alle scuole Sì. Cesana. Dove ho fatto questo coro con 250 bambini Che e dove lei bello, veniva a fare la bello. solista. Cioè, siete state Lei, io presenti? filmavo. No, ok, però ci sei stata anche tu, è stata importante, avete fatto un intervento. Cioè, queste sono testimonianze, i bambini erano fuori di testa, ma come lei si è cresciuta? Ma non perché dice arriva il VIP, capito? Ma No, per vedere come certo. alla fine... anche questa vostra disponibilità, cioè io ricordo che è piaciuta tanto alle maestre, ai genitori, se la ricordano ancora. Quest'anno purtroppo non l'abbiamo potuta fare per ovvi motivi. Però ecco, queste sono state Eh cose beh, per forza, sicuramente che hanno certo. segnato e guarda, per fortuna che l'abbiamo fatta l'anno scorso, perché almeno anche a conclusione, diciamo, comunque di un mio impegno scolastico anche a questo livello, almeno diciamo l'anno scorso è stata... Sono stati bei momenti ed è stata una bella conclusione, credo, insomma, dai, no? Certo, Quindi, no, è anche stato se è bellissimo, chiaro, le c'è una registrazioni, poignanza incredibile. sì, le registrazioni sono quelle che sono perché non c'è la perfezione, ovviamente, dei bambini che cantano insieme. Mi ricordo che anche tu mandasti si chiama il brano che ha scritto Siro, no? Capitali d'Europa, che i miei alunni, quando l'hanno imparata, che l'ha imparata tutti, dice, però mi serve al liceo. Quando devo ripassare tutte le capitali d'Europa, tu pensa, quindi quando la musica diventa didattica, e Sabrina ha detto sì, effettivamente magari come audio non è, però dice anche lei, nella sua realtà musicale, la messa le è piaciuta, ma non per Certo. dire, questa è la musica che veicola anche diventa educazione. Allora questa Sì, sì è che diventa trasmissione. educativo, è trasmissione, guarda che un alunno di seconda liceo dice, prof, tutte le volte io ripasso le capitali grazie a quella canzone lì, e dico, deve ringraziare chi l'ha scritta, vabbè, ma lei me l'ha insegnata. Cioè, è veicolare, capito? Sì, È del mondo certo. educativo, cioè, tu lo sai questo. Io E più che vabbè, quindi... veicolare raccolgo, io faccio la Beh, raccoglitrice di però lingue. raccogli, ma nello stesso tempo si veicola, cioè, poi va Certo. bene. C'è il Dai, sole che sta speriamo tramontando. comunque. Sì, c'è questa immagine bellissima di te con questo bulbo così col sole sul viso, cioè chiudiamo Vabbè, in non lo bellezza so, proprio, mi dai. sto spostando, ma sta venendo giù e quindi così. Va bene. Dai, e poi cerchiamo, spero di vederti presto di persona.
Anch'io, mi farà piacere. Tienimi grazie informata ancora su di quello, cuore. tienimi informata su quello Certo. che farete, spero che ci sia l'opportunità Certo. appunto a fine mese e poi vediamo, non lo so, insomma, adesso lo Ci sai che insomma, aggiorniamo. quando posso ben volentieri. E grazie davvero, spero così. Alla fine sono passate 2 ore, sono un Hai chiacchierone, visto? un gran Eh beh, chiacchierone, tutti e vabbè. Però va due, bene così. dai. Grazie ancora, un bacione. A te e alla tua Ciao famiglia, com'è Stefano, andato? Tutto bene a grazie. casa? Stanno tutti bene? Voi tutto a posto? Tutto Tutto anche gli esami? ok, tutto Finito? a Tutto bene? posto. Tutto Ok. finito, siamo in vacanza Domani noi finalmente. abbiamo gli scrutini, quindi chiudiamo quel capitolo Ecco, lì. Va bene, dai, allora in avventura. bocca al lupo. Ciao Crepi, Stefano, ciao, grazie stammi ancora bene, di cuore. grazie. Ciao Francesca, Ciao, ciao anche a tutti, ciao. Ciao ciao, a tutti, grazie. grazie per aver Ciao, seguito. ciao.